Dal divieto di fumare o bivaccare consumando alcolici all'interno di tutti i giardini pubblici della città, alla sanzione di 300 euro per chi fa l'elemosina. Sì, anche per chi, ritenendo di fare una cosa giusta, elargisce qualche spicciola ai tanti accattoni, senza valutare che questo gesto incentiva il racket che si nasconde dietro la povertà, oppure spinge il beneficiario a comprarsi da bere o giocare alle slot machine. Per quanto riguarda il fumo, chiaramente è una funzione puramente educativa, nel senso che vogliamo creare all'interno dei giardini delle oasi per le famiglie, per i bambini, dove il fumo non debba entrare. Per quanto riguarda invece il consumo di sostanze alcoliche, la funzione è anche diversa, nel senso che molto spesso abbiamo visto che dei giardini sono stati presi in ostaggio da delle bande di balordi che, consumando alcolici tutto il giorno, se ne sono completamente appropriati, sottraendole di fatto alla comunità, alle famiglie, ai bambini. Sono alcune delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento di polizia urbana licenziato dalla Giunta Comunale, che recepisce anche le ordinanze emanate dal sindaco di Piazza nei mesi scorsi sui writers, sui senzatetto e sui parcheggiatori abusivi, e che ora inizierà l'esame nelle circoscrizioni per poi arrivare al voto finale di approvazione nell'aula di Piazza Unità. Bisogna far fronte a quelle che sono le esigenze attuali, e quella di una situazione di degrado che si sta ingenerando a Trieste, che si è ingenerata a Trieste, un degrado che molto spesso è il sottobosco nel quale nasce l'insicurezza e l'illegalità. Molti divieti sono accompagnati anche da pesanti sanzioni. Oltre a quelle già previste, come 10.000 euro per i writers, ecco il medesimo importo di multa per chi viene sorpreso a danneggiare il patrimonio pubblico, come ad esempio le dotazioni dei giardini e dei parchi giochi, che si aggiunge alla rifusione dei costi per il ripristino, o ancora la multa di 500 euro per chi sosta in auto lungo una strada per concordare una prestazione sessuale con una delle prostitute che si vendono in alcune zone della città. E ancora il sequestro già previsto della merce dei venditori ambulanti non autorizzati con una sanzione di 50 euro e, tornando al tema accattonaggio, il sequestro del denaro a chi chiede l'elemosina. Con questo regolamento diamo uno strumento alla polizia locale, alla polizia, a tutte le forze dell'ordine per intervenire. Allora, ben ritrovati in diretta. Questo è il riepilogo, il racconto che abbiamo fatto sabato scorso del nuovo regolamento. Ricorderete, avevamo anticipato in questo studio che sarebbe arrivato nel giro di pochi giorni e, come detto a Ring, infatti è successo. Questo è il nuovo regolamento di polizia locale che supera le ordinanze anche recependole, quindi ne discuteremo, parleremo questa sera di questa tematica. Vi ricordo subito il numero di SMS, che è il 340 700 6567, chiocciola Tele4 sia su Facebook che su Twitter, per scrivere i vostri commenti e le domande agli ospiti. Ha fatto molto discutere in questi giorni, ci sono stati differenti attacchi, li rivedremo, li ascolteremo anche tra poco in diretta con i nostri servizi da parte dell'opposizione. Poi è intervenuto il sindaco, quindi molte critiche alla Lega Nord, in particolar modo al vice sindaco. Poi è intervenuto il sindaco dicendo: io sono il primo cittadino, l'ho voluto io, e così ha battezzato questo provvedimento. Ne parleremo stasera. Intanto vi presento Piero Camber di Forza Italia, buonasera, ben trovato. Buonasera Paolo Polidori della Lega Nord. Buonasera, buonasera. Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia. Buonasera. Da quest'altra parte Franco Codega per il Partito Democratico, Buonasera. Paolo Menis del Movimento 5 Stelle Buonasera. E Liliana Marchi di Sinistra per Trieste. Buonasera. Aggiungo solo una cosa e la diciamo subito, forse avrete visto i promo in questi giorni. Domenica sera, quindi Ring questa sera, Ring domani sera con uno speciale dedicato al referendum, un confronto tra il senatore Russo e l'onorevole Sandra Savino nella seconda parte. Domenica saremo in diretta insieme, quindi con gli ospiti, i collegamenti, i dati, per capire dalle 22:30 di domenica sera che paese sarà, che risultato arriverà da questo referendum nel voto di domenica. Quindi fino alla chiusura delle urne, poi di lì in poi, dalle 23 in poi, iniziamo alle 22:30, ma da lì in poi cominceremo ad ascoltare, vedere e commentare insieme i dati che arrivano. Allora, cominciamo con Jingle bell, una jingle bell, sorpresa, jingle, vedo. già Sei, ecco, incastrata l'albero. sei incastrato l'albero. Provece la Varini. Ti Giovanca, capisco che sei tornata. Provece buonasera, da ben tutti i trovata. signori qua. Belle ciabatte, complimenti, Sì, buonasera. grazie. Ecco, Come sta? ma c'è tanto tempo che non ci vediamo.
Sono stai contenta, Varini, che ti sono di nuovo qua con noi. Perché presto condurrò me qua a Ring. Ho sentito il pubblico. Ambisce. Siete un troppo bel vestito. E c'è cambiato sindaco in questi 7 mesi che non sono venuto qua. Non ha vinto lei neanche quell'altro. No, ma sono sindaco di Gornja Kravarica diventata. E ha fatto delle luci questo anno, è vero, bellissime, certo. C'è molto audace, che ha messo anche 3 alberi sotto acqua, solo che c'è stupato le lampadine, ma c'è invece che va a vederci se vedi punta, immagino, poi tutta la piazza illuminata, bellissimo, no? Pensa che sabato, sabato era tutta illuminata, un aereo di Berlino doveva andare in Ronchi, è atterrato in Piazza Unità, meno male che ieri era Bucci Camber, che aveva un po' di mortadella, la banda... come per le navi, Banda Refolo, se no va mole il fil che svoli, il capitano scega un po' calmato, cioè, poi, bellissimo. Adesso che è quello di cui discutiamo stasera, ha fatto l'ordinanza sulla sicurezza, un nuovo regolamento. Non c'è un problema mio, non vado a bagno ai Topolini, Triestini, dovrei andare in Jugo a far bagno e anche mangiare e andare al bagno, come sempre, non cambierà. Però volevo dire qua al signor Polidori, scusa. Esatto, sì. Sì, Polidori. Polidori sempre. Polidori, sì. E ieri mi è Mirelu, saluto Mirelu. Mirelu, buonasera. La mia amica, quella che vende strazzi, ti sa. Sì, sappiamo, chiamava sempre. Siamo andati a fare un po' di vasche, no, che dite voi triestini, in viale che c'è fiera di San Nicolò. Ah, sì, certo. E dopo ieri mi stanchi, Mirella che ci ha passati, che ha scegliato di stirare su una panchina. Aia. Già arriva vigile che ha da 500 euro. Adesso non si può più. Disperata. E mi cercavo di cambiare per pagare il parcheggio, che domandavo un signor scega monete. Neanche quello si altri può. 500 euro, 1000 ticket c'è dentro là, non ti può cavare la multa, che te sono un specialista. Mi fornirò conta monete invece di zio. Sì, perché veramente Mirello adesso se col ghiaccio e me la dovevo stare in piedi col vigile che la puntava con la pistola, io era moltissimo. Senta, a proposito di Jugoslavia, citava prima, hai sentito quello che ha detto Rossi anche settimana scorsa a Ring, su Tito, era un po' una polemica. Posso piccola domanda? Ma Jovanka non ha sei moglie di Tito lei? No, no, ella è morta come lui, solo che voi lo tirai fuori come si è, sai, ogni tanto lo tirai fuori e arriva una pagina di giornale in pinire a parlare 5 giorni di Tito, e lì era commossa, ho detto, perché Giorgio Rossi ha detto che era un stilista. No, statista. Statista, stilista, che aveva stile dittatoriale. Che aveva bella divisa azzurra, bella. Che aveva stile dittatoriale, ma insomma lui che ha fatto, poi voi triestini che avete mangiato, bevuto con lui, che costava io meno, c'è vero? Senta, mi dice cosa deve fare questo albero qui adesso in mezzo? Allora, questo albero qua, siccome questo anno se alberi, camber. Sì, non è quello di Piazza Unità. No, c'è dei cosolini, lì non che piace. No, laico, laico, perché forse preferisce. Interessa, facciamo vedere questo albero triste. Posso far vedere? Quelle cosoline ha più spellato. Perché l'ho regalato. Allora. Mettiamo le paline, sai chi ti ha dato le paline? No, chi? I politici e i giornalisti. Ah, quindi dobbiamo pure addobbarlo. Sì, perché siccome mi conta tante, un po' che le metteremo sull'albero. Alla prima, e questa me l'ha data di piazza. E la sua bala è bella, è bellissima, e è quella che in 100 giorni chiudi aria calda, è bellissima, la attacchiamo qua, guarda qua Roberto. Non so come riusciremo ad attaccarle, sono tantissime. Problema. E questo? E questo è il vecchio sindaco, sì, è più bala stessa che bala, solo che è colore diverso, lui che ha detto se 6 mesi spuzzerà aria caldo, sì, la chiudo e questa balletta qua la mettiamo qua, vabbè c'è 2 balle uguali ma le sta bene lo stesso, guarda. Sono di colore diverso, questo? Questo è Paoletti, presidente della Camera di Commercio. Lui con questa balla ha detto che a Natale verrà il Parco del Mare. Ma non si sa di che anno ancora. Ah, ecco, punto. Stiamo aspettando Paoletti che te ne dà, adesso mettiamo palla qua. Io vado a caso, ma sono tantissime. Sei bravissimo a fare albero di Natale. Io, insomma, sì. Questo chi è? Ah, questo c'è Salvini. Ah, Salvini. Ma ascolta voi di Lega, no, Polidori? Ma la gavete con sti richiedenti a Gilo perché gave paura che si offendi tu e che Salvini che ci sta bocciato in scuola materna? No, ma noi non gavamo con tutti i richiedenti asilo, perché i piccoli che vai in asilo, che fa richiesta, non la gavemo con loro. Ah, ho capito, poi parleremo di un altro asilo che è interessante. Salvini che ha detto la sua balla è bellissima,
mi vado sempre in Parlamento Europeo, sono ogni settimana in Olanda. In Olanda? In parte Bruxelles e in Belgio. Allora, cosa ce lo va a fare in Olanda? C'è due robe che si può fare. No, vabbè, non vogliamo sapere. Ecco qua, ora, non vogliamo sapere. Lo vedi. Va a vedere le vetrine, eh? No? Io non so, allora andiamo avanti con la par condicio, meno male, questo è il premier, Matteo Renzi. Lui poteva darmi anche due o tre, ma questo qua, come? Attuale, che ha detto se vinci il no mi dimetto, allora la mettiamo qua. Scusi, mi sono cascate le palle qua. Sono un po' aspetta qua. Questo lo possiamo far vedere, Luca, l'ex sindaco Illy. Ce n'è per tutti qua. Allora, ascoltami, non so... Che sorridi, strano. Porra, che balle... No, insomma, quasi. Riccardo Illy, che ha fatto Illy? Quante sono? È una palla vecchia questa di tanti anni fa. Ha detto che lui inaugurerà il magazzino Vini e lo stadio Grezzar. E stiamo ancora aspettando, lui c'è non si più in politica. Però magari una palla regalata. Grezzar e magazzino Vini. Questo, sì. Luca, il premier, l'ex premier Silvio Berlusconi. Questa camera c'è la più bella palla che mi poteva dare. Mi la mettessi del sora. Cai al posto della stella. Guarda che bello, secondo c'hai, che avete visto. Questa palla c'è una palla telefonica. Ha detto, giuro che Rubi c'è nipote di Mubarak. C'è una palla bellissima. Ma quante ne... Questa è la presidente Serracchiani. Palla rossa, quindi, ecco, giustamente. Ecco, questo della Serracchiani c'è una palla che mica dà il signor Claudio e la signora Graziella, che c'è due amici richiedenti asilo, ma no, richiedono come? Che venga fatto l'asilo di Catinara per i dipendenti. Salutiamo. E quindi richiedono asilo, saluto Claudio, e siamo amici della Teria con la signora Mefazzi Cavei. Bellissimo asilo, sempre serano, no? C'è quello di Catinara. Che c'è poi i soldi della regione per i bambini. È vero. Infatti i Lori, i dipendenti del Catinara, una raga paura che le mandi via dall'Italia perché i richiedenti asilo. Allora, scusi, qua cos'è questa? È del bugiardello. Questo è il piccolo. Cioè? Il giornale, il vostro giornale, il piccolo. Ah. Sì. Ma allora gli voleva. Lo conosco. Ma sì, guarda, gli voleva regalarmi un scatolone di balle, che ho detto, guardavo l'albero piccio, finirle per voi e scrivere sul giornale. Infatti non stanno neanche tutte queste. Poi c'è Giorgio Marchesic. Beh, indipendentista, quella sta per terra. Iure. Te vedi che nessun politico aiuta signore. C'è tocca per te, sì, veramente. I pessimi. Questo Giorgio Marchesic. Giorgio Marchesic ha detto che Ban Ki-moon ha riconosciuto territorio libero. In realtà lì era in Svizzera con un cinese che ha conosciuto in Borgo Teresiano, e era talmente imbriaghi che ha formato un soccollo d'intesa. Un soccollo d'intesa? Sì, protocollo, forse. Sì, protocollo. Mario Sossi, spesso ospite di Ring. È doppia questa. Con doppia perché della Lega Nord. Ecco, e Danilo Slocar, suo collega. Lori c'è bravissimi Marchi. Quando viene qua al mio posto. No? E Lori ha detto che la lingua italiana per Lori è una roba naturale. Va bene. E Iga c'è poi il premio della Crusca con la motivazione che ha detto l'uso improprio dell'italiano di questi due ha stesso effetto di Crusca. No? E allora non potete dire che c'è. Guardate, Menis si sta ammazzando da ridere, aiutatelo. Menis che avevamo fra poco per lui, aspetta, non c'è qualcosa. C'è anche 5 stalle in programma. Scusi, questi però faccio fatica a riconoscere. Questi sono i tuoi colleghi. Faccio fatica a riconoscere. C'è Bosazzi e Scaramucci. Mi hanno regalato insieme la palla. Allora, Bosazzi ha detto che va a Grande Fratello 17. Sì, lui che piace i reality. Soprattutto. E Scaramucci, che abbiamo stesso dietologo. Saluto Enrico. Sì. Con piacere, con affetto, dopo sì, questa. Sì, sì. Ha detto che si mette indietro col 1° gennaio, c'è una palla grandiosa. Ah, però aspetta, Capodanno, dopo. Sì, dopo. Ah, però, attenzione qui, Toio. Chi sei? Rispetto qui, chi c'è? Fate vedere. Aspetta, stiamo sulla pente. Eccolo qua. Il direttore ha voluto lui. Direttore Baciale, detto anche lo scopomane che lui scopomane. Ah, con due O. Stiamo seguendo da casa, scopomane. Ecco, no, lui che ha detto una bella balla ieri su Rete Veneta, che ha detto che il suo libro che ha già venduto 100.000 copie. No. Ecco. Grande successo quando l'abbiamo presentato a Trieste. Mi penso che tutti i spelettatori che ha comprato il suo libro, cioè vero. Saluto al direttore. Che c'è... Questa va bene, non importa. Che questa, non mi querela. Questa la mettiamo via. Poi cosa c'è? Chi c'è? Non lo so. C'è Avarini. C'è la balla di Avarini. Sì, ma non ho il business. L'ha detto ieri, in giugno mi sposo. Questo contro chi direbbe mio padre? Saluto Giulia. Ecco, saluti. Giulia, ci sa fare. Senta. E poi, e la stella, giusto perché non sia pubblico, di dominio pubblico. Qua mi domanderia al nostro amico Giacomelli se può mettere la punta di albero.
Giacomani è tutto serio, come fa a coinvolgerlo? No, allora, questa qua me l'ha data Menis. Lo vedo. Gli era 5, ma 4 gli era falsa come le firme in Sicilia. E allora mi ha lasciato solo uno, se ti vuol mettere Giacomani, perché mi devo mettermi sull'attenti che c'è la rossa. Ecco. Ecco. Non ce l'ha un pennarello nero? È una stella rossa, Giacomelli. C'è un pennarello nero. Se lo fai una notizia. Giacomelli brigatista. Io ero il brigatista dell'altro giro. E sta pensando, questo lo devi dire dopo, c'è un po' sconcentrato. No, benissimo. Va bene, chiudiamo, c'è il vero che c'è il presepe vivente. Oh, Di Piazza, sì, che ha detto fermo al presepe vivente, stavano, basta, non voglio più quelle robe statiche. Allora San Giuseppe fa Giorgi, perché lui, a parte fa legname, sa far tutto, no? C'è di commercio e tutto quanto. Per la Vergine Maria, si ha pensato a Salvatore Porro, perché lui è consiglieri comunali. Vergine, beh, Gesù farà la vostra tuia, che insomma, dai, no? Gesù, sì, almeno fino al 25 non gira tanto, allora lo mettiamo in culo. L'Arcangelo Gabriele. L'Arcangelo Gabriele farà suo fratello Giulio Camber, ci metti sopra, dai, guarda, controlla tutto. Certo. Ascolta un attimo, allora il tuo fratello c'è uomo invisibile, no? Sta con Wonder Woman, la signora Sandra, che superpoteri ti ha? No? Non lo posso dire. Ti arriva a riabilitare aiuti regionali che gli era spariti, ti ha tirato fuori, ti ha fatto tutte queste magie. Ma ci sono anche i remagi, giusto per capire. I remagi sì, ma i remagi farà, allora, uno c'è Bucci che porta la mortadella, no? Sempre quello è il ruolo di Bucci, sì, anche se fa remagi. Ma poi dice il sindaco Roberti porterà il pepper spray peperoncino. Certo, per la sicurezza. Non ci sta mai così. E ultimo chi era che non mi ricordo? Grilli aveva deciso. E Grilli porta il colirio a fare il peperoncino, se Roberti sbaglia. Ecco. Cosa fa? Bene, sta suonando il telefono. Ma dove lo tiene il telefono? Ti ha perso un'iposca. Allora, un'iposca non esiste da 30 anni, credo. Oh, sai chi c'è? Chi c'è? C'è Melania Trump. Ah, beh, certo. Sì, siamo la amiche. Moglie del presidente degli Stati Uniti, Melania, slovena. Ecco, sì. Altra sì, ciao Melania. C'ho un Tele 4, Telecetri qua con quella Varini. Mi conosco, come lo certo. No. No, ci chiama Ferdi Averings. Ecco, lo conosci. Ah, adesso con quel nome va bene. Sì, sì. Tele 4 c'è la CNN di San Giacomo. Sì, la guarda tutti. Di San Giacomo. Tutti la guardano, sì. Ascolta, non lascia ricordare come se fai i cevapsici. Allora, ascolta, prima roba ti devi ammazzare il porco. No, come? Poi c'è questo colpo del fucile. Chi è? L'ha ammazzato presidente. No, io tiro il colpo. Che vado via, si spacca l'albero. Lo lasci qui a questo punto, lo toglieremo. Allora te lo lascio qua. Ecco, grazie. Ecco. Che bella immagine. Melania, chiamo ambulanzo. Buon Natale. Arrivederci. Presidente Trump, va bene. Grazie, grazie Jovanka, grazie, buonasera. Facciamo così, per tornare alla normalità, rivediamo quello che ha detto l'ex sindaco Cosolini al commento del regolamento e poi arriviamo su quello. Togliamo poi questa. Sì, ecco. Comunque. Combattere la povertà, non combattere i poveri. Mi faccia dire questo. E quindi questa idea che l'elemosina viene sanzionata, che è cosa molto diversa dal colpire eventualmente chi molesta, direi semplicemente odiosa, fa tornare questa città indietro. Sintetizza così Roberto Cosolini la propria contrarietà in merito al regolamento di polizia urbana proposto dalla giunta comunale, concentrandosi sui due aspetti più rilevanti, se non altro per l'opinione pubblica. Quante volte noi, andando in vacanza in qualche città europea, non ci siamo distesi al Prater di Vienna, Central Park a New York, magari su una panchina. L'ex sindaco comunque precisa. Tra gli annunci ci sono cose che esistono già e che quindi è inutile presentare come novità, magari perché si sa che la popolazione a certi temi è sensibile. Mozziconi per terra, le feci dei cani, le persone che orinano, sono tutte cose che vengono già sanzionate. Vi è poi un altro aspetto della faccenda, non secondario, che Cosolini tiene a sottolineare e riguarda la polizia locale. La polizia locale a quanto pare deve stare in alcuni rioni perché sono critici, deve stare in viale, deve stare fuori dalle scuole, dovrebbe darle multe magari a chi lascia la macchina in doppia fila o a chi la lascia sui marciapiedi, che forse è la cosa che ai triestini interessa di più e su cui siamo invece molto carenti. Basta guardare anche questa via in questo momento e tante altre vie della città. C'è spazio alla fine per un'analisi fra il politico e l'ironico.
con tutti gli impegni che sta assumendo in questo senso il vice sindaco, le promesse che sta facendo, le emozioni che sta ricevendo, ci dobbiamo immaginare un corpo della polizia locale che aumenta di 200-300 persone, forse risolve in parte lo slogan lavoro, lavoro, lavoro dell'amministrazione. Immagino che farà tutto il vice sindaco o che forse avrà fatto un accordo con i supereroi della Marvel. Questo non lo sappiamo, però glielo chiederemo. Di Trieste, Pierpaolo Roberti, sarà qui dopo alcuni giorni di polemiche, insomma, a intervenire a dire la sua. Solo per ringraziare ancora Jovanka, vi ricordo che alle 16.30 domenica, giorno clou per tante cose, domenica sarà nel Carillon, insomma, con altri artisti. 16.30 domenica. Camber, cosa risponde? Cosa succede? Come arriverà in aula? Quanto sarà modificato? Allora, un regolamento di ben 27 articoli. I problemi sono su un articolo, pseudo problemi. Cioè, quindi, quello che abbiamo titolato stasera o altri? No, cioè, l'articolo 9 che contiene una serie di cose, fra cui non si può entrare nelle fontanelle, nelle fontane, fra cui è vietato i parcheggiatori abusivi, il problema della prostituzione. Arrampicarsi sui monumenti, sui pali, praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche. Bestemmiare, chiaramente, rimuovere, manomettere, fare uso improprio dei sedili, l'addebito delle spese in caso di danneggiamento, l'utilizzo degli animali, il ripristino dello Stato è a carico del trasgressore, l'utilizzo di animali per l'accattonaggio anche, no? Ostacolare il parcheggio dei veicoli, indirizzare gli stessi negli stalli di sosta pubblici o privati, richiedere la ricompensa o vendere qualche prodotto, insomma, questa era l'ordinanza, per esempio, per le o anche per bloccare, le rive, no? Bloccare il traffico per contrattare le prestazioni sessuali, che insomma, chi abita nelle zone di via Roma, via Val di Rivo, eccetera, è quotidianamente sotto questo problema. Allora, innanzitutto questo è un regolamento, l'abbiamo mandato alle circoscrizioni, le quali si esprimeranno, sono organi consultivi, poi tornerà in commissione, poi andrà finalmente in aula. Quindi nulla è blindato se non dei principi, c'è dentro una serie di principi. Non è dopo, se vogliamo discutere se la multa di 500, 1000, 50, 10, non è quello che fa la differenza. È un regolamento che, per non andare molto lontano, l'amico del nostro già sindaco Cosolini, il sindaco Onsel di Udine, oggi aprivi il Messaggero Veneto e trovavi la prima multa. La prima multa. Sì. Udine è partita bene, ma è partita con un regolamento assolutamente similare a questo. Però chiaramente se lo fa una giunta di centrodestra è obbrobrioso, se lo fa la giunta di sinistra di Udine, che siamo a 90 km, invece quello Codega, è lecito. Così? È uguale quello di Onsel? Ma dunque, io ho dato un'occhiata un po' veloce al regolamento, la proposta di regolamento. Credo che ci sia da distinguere, ci sono tutta una serie, insomma, la stragrande maggioranza, diciamo così, delle indicazioni, come dire, richiamano quello che è il comportamento civile all'interno di una città, di una comunità, in cui tutta una serie di indicazioni che qua vengono date credo che siano semplicemente molto di buon senso. Ecco, al di là del fatto che poi venga multato con cifre alte, basse, insomma, che qualche volta anche fuori luogo. Direi, adesso facendo un ragionamento così di primo acchito, di prima partenza, no? Ecco, alcune frasi forse si prestano un po', ecco, a essere interpretate o potrebbero essere interpretate, cioè, come praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche. Uno dice, come... Da piccoli noi giocavamo anche nei marciapiedi. Che possano recare disturbo o pericolo. Ovvero, se uno dice o aperte, qualora prove che. Ecco. L'unico punto. Qualora rischino di provocare pericolo. O aperte al pubblico, compresi i marciapiedi, quando possono recare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé. No? Ma intralcio o disturbo, che può anche essere un po' soggettivo, no? Se io sto giocando, stiamo giocando a calcio, giocano a calcetto in una piazzetta, e uno dice sta facendo intralcio, rischia di essere soggettivo. Però ti ricordo che a Castelreggio una signora è finita praticamente in coma per una pallonata che ha ricevuto. Ecco, ma sto dicendo, distinguerei il 90% delle cose sono assolutamente condivisibili perché fanno parte del vivere sociale, comunità. C'è un 7-8% che potrebbe. E cosa c'è in questo 7-8%? No, quelle cose che andrebbero chiarite bene, specificate bene, quell'esempio che ho fatto adesso, no? Perché potrebbe essere interpretato in maniera non.
E c'è il passaggio, quello che per me è assolutamente inaccettabile, ecco, questo è l'unico punto, è quello che poi titola anche... Vietare l'elemosina. Ecco, diciamo, il discorso di vietare l'elemosina, sanzionare... Chida. Perché io ho dato un'occhiata anche a, a codici di polizia di altri comuni, in genere viene abbinato chi fa, chi chiede l'elemosina con insistenza, o con magari anche con tono minaccioso, con tono e questo quasi dappertutto, in diversi, ho trovato in diverse. Ma scusa, mai, ma è scritto però che ecco, ma non ho mai visto da nessuno sanzionare colui che fa l'elemosina. Ecco perché questo è. Non mi è questo chiaro, è inaccettabile. Va bene, dopo questo è il punto centrale. Sul resto, dicevo, il 90% sono cose da, insomma, io l'ho visto in tantissimi altri documenti o regolamenti di polizia di altre città. Bene, sono abbastanza similari. Menis, perché poi abbiamo la pubblicità. Ma ci sono dei passaggi sicuramente difficilmente interpretabili e alcune cose non condivisibili, soprattutto il fatto di punire chi fa l'elemosina. Non credo sia questo il modo corretto per combattere giustamente il racket che sfrutta chi fa accattonaggio. Non credo sia il modo corretto per quello di sanzionare chi invece dà l'elemosina a queste persone. Ci sono dei casi, fino a pochi mesi fa, siccome passavo, faccio un esempio, passavo spesso, transitavo per il Ponte Curto, c'era una persona che aveva perso il lavoro da poco tempo, triestina, 50 anni, e tante persone si fermavano per dargli un aiuto. Se dovesse passare il regolamento così com'è, Paolo, chi io mi sono fermato a parlare con lui perché gli ho dato una, due, tre volte. Non era proprio la situazione. Ma è una è una tua libera scelta quella di donare del denaro delle persone. Cioè tu sanzioni, no? Una persona che dà, regala una parte del suo reddito a un'altra persona per solidarietà. No, questo non è combattere il racket della cosa. Ma non molestava nessuno, stiamo attenti. La chi fa accattonaggio che no, crea no, molestie è scritto no, qua no, 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 no. È scritto cioè, no, viene punito chi fa l'accattonaggio che crea molestie alle persone richiedendo no, e poi è altresì vietato fare l'elemosina. Questo è chiaro. Allora, se volete intendere una cosa diversa, lo specifichiamo meglio perché lo si toglie. Perché poi condividiamo tutti che dobbiamo combattere i racket e lo sfruttamento di queste persone, ci mancherebbe. E poi c'è quel passaggio, quello del fatto di stazionare. Cioè, quello ci arriviamo. No. Dov'è l'articolo dell'elemosina che non ricordo? È sempre il 9.Q. Allora, 9 lettera Q. Ah, ecco perché. È altresì vietato sulle aree pubbliche o aperte al pubblico elargire somme di denaro ai mendicanti. Questo è inaccettabile. Cioè dice, e poi andiamo in pausa pubblicitaria, quelle vietare sulle aree pubbliche o aperte al pubblico effettuare qualsiasi forma di accattonaggio, anche mediante l'utilizzo di animali, che crei molestia alle persone richiedendo denaro, che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale, o ostentando menomazioni fisiche. È altresì vietato sulle aree pubbliche o aperte al pubblico elargire somme di denaro ai mendicanti. Ci fermiamo qui, ripartiamo sentendo anche gli altri ospiti tra un minuto. Si è sempre fatta carico di alleviare le sofferenze. Ora, io penso, essendo una bozza, che possa essere corretta, ma impedire di fare l'elemosina, questo mi pare vada contro un discorso di libertà delle persone. Una considerazione pronosticabile, quella proveniente dall'ambiente cattolico, contraria ad alcuni aspetti del nuovo regolamento di polizia urbana. I principi della Chiesa si rifanno alla solidarietà e alla generosità verso il prossimo, ha ricordato il vicario episcopale Don Ettore Malnati, che ha espresso il proprio giudizio sulle novità che la Giunta intende apportare con il nuovo regolamento in questione. Con la consapevolezza che i furbetti ci sono e vanno scoperti, Don Ettore è duro nel difendere la bontà che la carità umana opera nel suo complesso. Dunque ci sono anche i falsi poveri, i furbastri che speculano mandando donne o ragazzi per le strade a chiedere l'elemosina e poi dietro si vede che c'è un racket. Però l'elemosina
è una costante di tutte le religioni. Un aspetto importante non è che l'elemosina risolva il problema in genere, ma comunque offre quella sensibilità e quella speranza di cui chi è nel bisogno sente la necessità di poter avere. Se io mi sento di aiutare una persona che possa essere leale o non leale, ma io mi sento di dare e di fare questo gesto e di dare speranza, credo che sono nei miei diritti di poter far questo. Allora, torniamo in diretta. Vietare l'elemosina, e come avete visto e sentito, Don Ettore si è concentrato proprio su questo, la parola della curia, per sua opinione, appunto, è questa. Polidori, ricominciamo da lei, poi Marchi e Giacomo. Facciamo un ragionamento a 360 gradi, per partendo anche dalla tecnologia, perché il regolamento non vieta l'elemosina. Perché il regolamento vieta... lo leggo testualmente: è vietato sulle aree pubbliche aperte al pubblico elargire somme di denaro ai mendicanti. Elemosina vuol dire altro anche. Non si può dare denaro, si può dare o generi alimentari o quant'altro, o vestiti, quello non è vietato. Soldi. Allora io mi domando, chi fa l'elemosina ha bisogno di sopperire un'esigenza primaria, sì. Quindi o ha bisogno di mangiare o ha bisogno di vestirsi. L'elemosina va a favore di questo, nel senso che non si può dare somme di denaro, ma adesso vedremo perché, ma si può regalare il panino, si può dare un capo d'abbigliamento. Poi tra l'altro ci sono associazioni che sono preposte a questo e nessuno ad oggi muore di fame o ha la mancanza di un abito. La questione è, esiste il problema, perché non solo noi, ma tutti quanti hanno individuato come problema il fatto che esiste un racket. Esiste un racket, quindi esiste un problema a monte e noi vogliamo risolverlo. Poi sulle modalità siamo d'accordo che potrebbero esserci altri modi, diteci voi se ci sono altri modi. Dal nostro punto di vista, il fatto di vietare di dare somme in denaro significa dare una stangata al racket, ma non è una, visto come meccanismo sanzionatorio dal mio punto di vista, anche se all'interno del regolamento è messo come sanzione. Sanzione vuol dire andare a punire. Punire cosa? Un gesto che comunque è un gesto nobile, perché a prescindere da tutto una persona che dà del denaro a un'altra fa un gesto nobile. Quindi io la chiamerei come deterrente. La nostra volontà è quella di usare un deterrente per andare a risolvere il problema. Problema, cioè, andare da mangiare ma non soldi. Problema che riconoscono tutti, perché anche riportato anche qui testualmente dal piccolo, no? Che Alessandro Don Amodeo, che dice: alcune regole ci sono già, fa scalpore il divieto di dare l'elemosina. Ma su questo, con tutti i distinguo del caso, siamo d'accordo anche noi. E ancora, la Caritas non dà mai denaro in contante in mano a chi è bisognevole. Cioè, quello che stiamo dicendo noi. Allora, paghiamo bollette, sosteniamo spese alimentari e altro piuttosto. E qui anche parla del contrasto al racket. Quindi dice esattamente le stesse cose. Dare denaro per fare l'elemosina è una cosa, secondo noi, sbagliata, che va corretta, non sanzionata, ma corretta, no? E da questo punto di vista noi diciamo... noi vogliamo togliere, vogliamo risolvere questo problema. Marchi, letta così? Allora, il Polidori ha cominciato dicendo facciamo un ragionamento a 360 gradi. Io riprendo il vecchio modo di dire di Piazza, facciamola a 380, questo ragionamento. Mi sento molto confermata dal fatto e rassicurata da quello che dice Polidori, che possiamo continuare a dare da mangiare, perché... sono un insegnante e sto pensando anche che tipo di messaggio trasmettere ai nostri ragazzi, perché ad esempio nella mia scuola, la scuola di Greta, da anni e anni noi facciamo il recupero del cibo e lo portiamo al centro diurno di San Martino al Campo. Meno male che possiamo continuare a fare questo, certo. Meno male. Ma io temo che dietro questo regolamento, questi articoli presi uno per uno che si possono vedere, ci saranno anche sicuramente delle norme e sono convinta di buon senso
che basta applicare e probabilmente ricalcano vecchi regolamenti cittadini, però c'è un disegno complessivo che ormai è l'ottica verso la quale sta andando la città. Vietiamo, vietiamo, vietiamo. Mi sembra che questi primi 100 giorni siano stati fatti veramente all'insegna del divieto. Vietiamo il gioco del rispetto, vietiamo le unioni civili, vietiamo lo striscione di Regeni, vietiamo la piazza per la manifestazione per ricordare le leggi razziali. E io mi domando, verso quale città stiamo andando? È una città, io che sono nata a Firenze ma vivo da sempre in questa città e la consideravo mia, credetemi, sto pensando che questa non è più la città in cui io mi ritrovo. Mi fermo per riprendere tra un po'. Einstein diceva è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Lei è partita dicendo, partita bene, dicendo ah pensavo che e invece non è così, perché si può donare, no, beni, generi alimentari o quant'altro. Però poi alla fine è arrivato il pregiudizio. Lei, non sapendo poi alla fine quello che le c'è nel regolamento, mette già le mani avanti dicendo che noi vietiamo, vietiamo, vietiamo. Vietate. E ho già detto che questo non è una sanzione, ma è un deterrente. Noi vogliamo risolvere il problema. Dopodiché se il problema esiste per voi, allora dite voi quale può essere. Dopodiché non si può stare nemmeno sulle panchine. Perché confiscare il denaro a chi fa l'elemosina non risolve il problema. No, perché sappiamo che sono nullatenenti. Allora, dare la sanzione a chi riceve l'elemosina è tempo perso. Non facciamo i battibecchi, non fanno bene alla TV, non va mai bene. Ci stiamo ragionando su. Ragioniamoci, però questa è una trasmissione che è piacevole qualche volta da guardare, se ognuno ha il suo spazio per poter intervenire, dopodiché se no diventa una gazzarra inguardabile. Allora, quali sono i sistemi? I sistemi sono quelli di affrontare queste nuove povertà, perché le nuove povertà stanno incredibilmente emergendo, è inutile far finta di no. La gente domanda l'elemosina perché ha bisogno, c'è dietro un racket, non lo nego, ma c'è anche una grandissima fascia di gente che ormai è precipitata in una, oltre una soglia di povertà che spinge anche a chiedere, e quindi è a questo che la nostra amministrazione dovrebbe pensare, non solo a vietare ma anche ad affrontare il problema dell'emergenza sociale. Luca, riesci a farmi rivedere con l'SMS? Mi ha colpito, qualcuno già citava quello che è successo in Via Commerciale, poi rivediamo l'immagine. Certo. Io non sono libera di dare i miei soldi a chi voglio e lo Stato con i miei soldi paga gli immigrati, scrivono via SMS. Allora, arrivano tantissimi. No, scusami. Vi prego, finiamo il giro con Giacomelli come giusto, poi siete liberi, come sempre. Prego, Giacomelli. Sì, io trovo che la contraddittrice che ha parlato prima ha perfettamente ragione, è vero. È assolutamente vero. Vietiamo, vietiamo, vietiamo. E in questo regolamento ci sono tutta una serie di misure che vorrei ricordare in questo momento, perché se no parliamo solo di elemosina anche col titolo. Ci sono i divieti sulla prostituzione e diciamocelo, chi vive nel Borgo Teresiano sa che ormai c'è la prostituzione alle 9 di sera e anche colpiamo lì è orario. I clienti. E quello colpiamo i clienti. Colpiamo e questo regolamento, lo faccio, ci faccio i complimenti. È chiaro, si multano i clienti o no? Allora, si multa anche il cliente? Si multa ovviammente. Beh, il comune ha l'strumento. Ma l'ha fatto Zanotti, del Partito Democratico. Si multa. Chi si ferma con la macchina per contrattare. La cosa interessante, ovviamente, noi sappiamo che le leggi nazionali ovviamente consentono in questo momento la prostituzione, non è consentito il favoreggiamento, non è consentito lo sfruttamento. E io, francamente, oltre a quelle fastidiosissime, ma povere signore, io francamente metterei volentieri al muro e porterei in prigione gli sfruttatori. La cosa centrale è che ci sarà un controllo. Perché è chiaro che nel momento in cui andiamo a identificare chi con la macchina si ferma in Borgo Teresiano e se intralcia il traffico lo possiamo multare e se ha voglia di fare un ricorso al giudice di pace ci mette la faccia, nome e cognome, ma quello che è centrale è il controllo. Ma non solo, qua si parla sempre di bivacchi. Io credo che dobbiamo essere realisti. E non è una questione della città dove deve andare, è una questione della città com'è oggi. Perché se io penso non alla città che vorrei, ma alla città che ho ed è l'unica della quale devo risolvere i problemi, devo pensare a Largo Bonifacio, devo pensare a Piazza Oberdan dietro il tram, devo pensare a Via Ghega, devo pensare a Piazza Libertà, devo pensare a Via dell'Istria. E in questi luoghi, determinate scene, questo regolamento non lo vuole più. E lì è diretto, è vero, è un divieto che lì è diretto. Pensiamo alle periferie, ha ragione Giacomelli, pensiamo alle periferie, ma non solo vietando, investiamo nelle periferie, portiamo cultura nelle periferie. Ma assolutamente, ma vede, a me piacciono i programmi a lungo termine, io sono 10 anni che sento da parte della sinistra investiamo nella prevenzione, nella cultura. La verità è che dopo 5 anni di governo del centro-sinistra, la città
non è mai stata così in difficoltà, questo è un fatto. Non me ne importa niente dei paragoni con Milano, con Roma, con Bologna, con Torino, con Napoli, con Reggio Calabria. Io penso alla città di una volta, alla Trieste di una volta, penso alla Trieste com'è oggi e penso a una Trieste che voglio per domani. Francamente c'è stato, pochi lo sanno, c'è stato... Faccio vedere lei, c'è aspetti, stato, scusi Giacomo. No, guardi... Avevo un flash, veramente, che poi devo sentire anche la replica di Codega. No, c'è stato uno studio, e su questo è centrale, c'è stato uno studio di una commissione europea sui mendicanti e sul racket dei mendicanti nel Triveneto. Non una commissione europea sul sociale, no, è stata la commissione di lotta e prevenzione alla criminalità. Indovinate un po' qual è la città del Friuli Venezia Giulia con il più alto tasso di mendicanti. Indovinate un po', è Trieste. È un'inchiesta ancora della Commissione Europea del 2014. All'epoca si segnalava, tra l'altro, quando si parla di nuove povertà, si segnalava che circa il 17%, ma parliamo del 2014, prima dell'ondata migratoria, sono italiani. Ora, il punto è questo. Il racket va sradicato. Il racket di cosa vive? Il racket vive della generosità dei triestini e vive anche dei triestini ingenui che pensano veramente che quei soldi restano a quelle persone. Basta vedere il racket come gira in Piazza Libertà, come prendono le persone, come le portano in giro. Che ci segnala la cosa centrale, Polidori, poi le lascio a Varino, guardi, voglio solo finire. Mi faccia vedere questo, eccolo qua, inquadriamo questo, non so se si può vedere bene, se sono, eccolo qua, non donare denaro per strada. Se un mendicante ti chiede dei soldi, offrigli del cibo, sostieni chi lo può aiutare. Rischi solo di riempire le tasche di qualche organizzazione criminale, polizia della città di Lugano. Questo ci voleva segnalare Polidori. E per chiudere, la verità è che il racket non si può dividere i panini. Il racket non si può dividere il caffè che si può offrire a un mendicante in un bar. Il racket non si lo divide. Allora, bisogna fare in modo che Trieste sia un ambiente economicamente sconveniente per il racket. Allora, il su racket Twitter ci segnalano, comunque Codega alla fine non ha risposto, quale differenza tra il regolamento triestino e quello di Onsel? Solo il colore? Eccolo qua. Dunque, no, volevo riprendere... Sì, ma su Trieste e Udine qual è la differenza allora? No, se poi alla fin fine è simile il provvedimento, cosa cambia tra Trieste e Udine? No, beh, non è tanto, su questo punto non è simile, perché ho qua proprio il testo di Udine, che dice in maniera molto chiara, articolo 19, sai che io sono sempre documentato. Certo, sempre. Ecco. L'articolo 19 dice: su tutto il territorio comunale è vietato l'accattonaggio molesto, intendendosi, e specifica, intendendosi come tale, la richiesta di elemosina fatta con modalità insistenti o petulanti o minacciosi. Solo quindi, questo tipo di elemosina. Esatto, solo questo mentre tipo. Voi dite, quella di Trieste viene considerata tutte le elemosina. No, ecco. Ma non è vero, perché dice che crea il che crea molestia è interpretabile, cioè nel senso che uno gli può creare molestia solo perché lo domanda, e invece qui è molto chiaro, cioè se va specificato nel termine in cui lo specifica anche Udine, anche se sinceramente, Udine non ha minimamente la frase peggiore, che è quella del... È vietato praticamente fare l'elemosina, in sostanza. No, è vietato dare somme di denaro. Non è vietata l'elemosina, allora, mettiamocelo bene in comunque, dubbio. Sto dicendo che sul regolamento di Udine questo non c'è. Che cosa? Quella cosa che hai appena finito di dire. Non c'è bisogno di ripeterlo. È vietato dare somme di denaro. Nel regolamento di Udine non c'è, è chiaro? Non c'è, certo. Punto. Allora, detto questo, facciamo un ragionamento un momentino più ampio, perché qui sembra che tutti i poveri che abbiamo davanti, a parte che loro hanno elargire denaro, due grosse obiezioni. Una, elargire denaro, prima, a parte il fatto che uno del denaro di sé ne fa quello che crede e non deve chiedere il permesso a qualcheduno di essere multato perché lo elargisce a chi vuole, ci mancherebbe altro, prima roba. Seconda cosa, voglio dire, io non è che vado in giro con lo zaino pieno di panini o con lo zaino pieno di vestiti, io li trovo tutti i giorni, chi ha diverso titolo mi chiedono... Allora, un conto è poter dare 2, 3, 10 euro ecco, a chi mi chiede, è un conto che gli porto 4 panini... A me è capitato di essere fermato
fatto. Questo prima da roba, gente no, scusate, che chiedeva, che chiedeva soldi, dico, hai fame? Devo ti do un panino, vieni con me a prendere un panino. Devo finire, perché un conto sono un'organizzazione come la Caritas, come Comunità di San Martino, che so benissimo che anche loro non danno soldi, ma magari pagano le bollette, pagano, benissimo, è un'organizzazione, uno va là, c'è del personale che dà direttamente. È un conto della persona singola che sta viaggiando, sta camminando, sta andando in giro, trova uno, gli dice no, o ti do il panino, o ti do il vestito, o niente. Mi perdoni, dunque, questo non ha, Codega, no, aspetti, sulle aree pubbliche, dunque, leggiamo la differenza, solo un secondo, tra Trieste e Udine, interessante. Vietato sulle aree pubbliche, aperte al pubblico, lo torno a leggere, questo è Trieste, effettuare qualsiasi forma di accattonaggio anche mediante l'utilizzo di animali che crei molestia alle persone richiedendo denaro. È altresì vietato sulle aree pubbliche o aperte al pubblico elargire somme di denaro, loro sottolineano questo, ai mendicanti, quindi vietato in questi casi. Cosa fa Udine però? Dice: su tutto il territorio comunale è vietato l'accattonaggio molesto, quindi lo specifica immediatamente, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità insistenti o petulanti o minacciose. Poi c'è il punto 2 e il punto 3 che dice: in ogni caso è vietata la richiesta di elemosina con minori di 18 anni e o con sfruttamento di animali. In effetti la prima cosa che noto è che su quello di Trieste non viene specificato, per esempio, l'utilizzo dei minori. Ecco. Ma quello è già vietato. È vietato per legge. È vietato per legge. Non era necessario inserirlo. No, assolutamente. Quello io invito sempre a chiamare la polizia quando... Io l'ho fatto più di una volta con i vigili che passavano, e a Roiano sono dovuto intervenire almeno un paio di volte a segnalare che c'era accattonaggio con minori. Parlo almeno di un paio di anni fa. Sì. Non sarebbe stato male invece inserire questo fatto nel regolamento. Questo è importante. Allora, aspetti Marchi, avevo interrotto Codega. Sì, le chiedo però un flash e poi volevo replicare. Volevo finire con un discorso, secondo me, un momentino più ampio riguardo a questa cosa qua. Cioè, non è pensabile, e non mi risulta che sia così, che tutti i mendicanti che abbiamo al giorno sono tutti assoldati da un racket. No. C'è tanta gente che invece fa titolo proprio, fa titolo familiare. Proprio oggi c'è un articolo sul Piccolo, non so se avete letto, il lavoro che fa anche la comunità di Sant'Egidio, che anche va incontro a queste persone, a questi mendicanti spesso, che sono persone che sono in situazioni, come minimo, comunque di reale miseria loro, che spesso vanno in giro nei cassonetti a cercare qualcosa da mangiare, a proposito di qua, che vanno in giro. Quindi ci saranno anche quelli del racket, ma ci sono anche quelli, allora io dico che assolutamente sono in una situazione di miseria totale. E io dico anche che quando una persona, pur trovandosi in povertà totale, si riduce a fare il mendicante, è una doppia miseria, no? Perché tutti possono trovarsi anche in difficoltà economica forte, pesanti, ma quello di arrivare a dover mendicare significa che o sei di una solitudine pazzesca, o sei di un non hai nessuno proprio che ti dà una mano, dei miei amici, dei parenti, eccetera. Quindi è una miseria, proprio doppia miseria. Di fronte a queste situazioni, io dico, un'amministrazione comunale, come le organizzazioni, le associazioni, capisco che l'amministrazione comunale non è un'associazione, ma di fronte a questo tipo si interviene in un atteggiamento diverso, con l'atteggiamento di aiuto, di verificare. Io vedrei una cosa: c'è una situazione di questo genere, il vigile urbano lo avvicina e gli dice, le parla e cerca di capire qual è la tua situazione, lo porta magari in comune. Ma se vuoi buttare i soldi dalla finestra, trattare in maniera diversa, preoccupiamoci dei locali aperti fino alle 4 che non fanno dormire nessuno, scrivono gli sms. Ecco, capito? Cioè, il problema è diverso. Allora, nella città, dire che questa città, Trieste, non è una città che accoglie, secondo me è una cattiveria. Trieste, nessuno muore di fame, perché ci sono mille tipi di strutture, dalla mensa dei frati di Montuzza alla mensa dove nessuno chiede niente, dai frati, nessuno, non esiste un patentino di carità, niente. Tu vai lì, mangi, vai via, nessuno chiede niente. I frati di Montuzza, poi abbiamo le situazioni tipo la San Vincenzo De Paoli che ti dà i mobili, che ti dà i vestiti, cioè nessuno muore di fame. Ci sono molti clochard, gente che ha magari una forma di demenza senile, chiamala come vuoi, e quelli vanno a frugare nei cassonetti. Ci sono quei gruppi organizzati che partono alle 7:30 da Piazza Libertà, qualcuno arriva col treno, qualcuno arriva a piedi. Ci sono i richiedenti asilo che prendono, che costano 35 euro al giorno e chiedono comunque, anche perché hanno già il vitto, hanno già l'alloggio, hanno già l'abbigliamento, e chiedono comunque qualcosa in più. Ecco, ci sono mille situazioni diverse.
Allora io dico, perdiamo 5 minuti in più e accompagniamoli quando lo trovi quello vero al supermercato. Costa un po' di più, perché quando vai a fare la spesa con loro non paghi meno di 10-15 euro. Ma li accompagni? No, ma li accompagni tu. Perdiamo 5 minuti della nostra vita. Siamo un po' meno egoisti forse. E questo è aiutare, di cosa hai bisogno. Dopodiché il pezzo di burro se lo porta a casa, se lo cucina, ma non lo rivende. Il questuante, che a me è successo più volte, che ti arriva, ragazzi, qua mi date un euro, e tu gli dici, andiamo a prendere il panino. No, ma io non mangio prosciutto, io sono musulmano. Andiamo a prendere un panino di formaggio, dai. No, ma io, dammi un euro. Ecco, capisci? E queste cose, queste situazioni, sono sempre gli stessi, soprattutto, perché Trieste, ripeto, è difficile morire di fame, perché la collettività ti aiuta, il comune fa sforzi enormi e siamo, credo, fra i primissimi in Italia, siamo i primi nella spesa pro capite per l'assistenza. Quindi credo che il nostro lo facciamo, ma togliamo via, mi ricorda un po' le graduatorie, chiedo scusa, per i contributi affitti 2 anni fa, dove è venuto fuori che 1 su 2 erano false, scorrette, non vere, eccetera. Dobbiamo far pulizia, aiutare chi ha bisogno, e aiutiamo le associazioni che hanno bisogno, allora, aiutiamo la Caritas, aiutiamo Menis, tutti quelli che hanno bisogno. Io ho visto che l'ha colpita questa cosa del spiegare, insomma, che non era vietare l'elemosina ma la donazione di denaro, sì, piuttosto aiutiamo, sì, portiamo a mangiare qualcosa di denaro, ma io sono d'accordo con quello che diceva Domannati prima, cioè il gesto è più cristiano che è sempre esistito, non vedo perché appunto bisogna punire chi si sente di fare un gesto cristiano. Gli esempi che citavano prima Camber e gli altri, ognuno penso abbia l'intelligenza e deve avere sempre la possibilità di scegliere se donare o se non donare. Dietro siamo capacissimi di vedere, di capire se c'è un reale bisogno davanti a una persona che insistentemente o magari all'inizio ti vuole vendere un libro, poi alla fine ti chiede l'euro. Ci deve essere sempre la possibilità da parte dei cittadini di Trieste di poter donare o non donare. Io dico essenzialmente questo, non può essere che un regolamento di polizia urbana preveda delle sanzioni per chi dona qualche spicciolo a una persona che può essere in difficoltà. Non è lo stesso testo che ha usato Udine? Cioè, per capirci allora. Ma da quello che è stato letto è diverso. Cioè, qui si prevede una sanzione specifica per chi fa l'elemosina. Il testo di Udine mi sembra di no, però non l'ho letto tutto e quindi non posso dire. Io dico di aver. Ma la multa a Udine no. Io no, dico di aver. Dico che ho letto questo e mi hanno colpito questo passaggio come tanti altri. Poi, e dopo prendiamo anche gli altri. Dopo minuto c'è il vice sindaco. Dopo va detto che questa è una proposta, ci sarà un passaggio nelle commissioni, nelle circoscrizioni, nelle commissioni comunali, ci sarà un passaggio in consiglio comunale, vedremo poi di migliorare questo testo, che poi ci sia la necessità di regolamentare alcune situazioni, penso che siamo d'accordo tutti, però ci sono 3 o 4 passaggi che lasciano basiti. La povertà è imposta, è una sola parola con la M di Milano, mi raccomando. Politorica? Una precisazione sul fatto che non si può elargire denaro, non è neanche questo vero al 100%, perché lo si può fare attraverso le associazioni si può fare tranquillamente, quindi puoi dare denaro, non è vero che non si può dare denaro. Poi per quanto riguarda la fettispecie, quello che si chiama donazione, che ricordava Menis per quanto riguarda i posteggiatori, anche qui c'è un comma, il comma R, per quanto riguarda il parcheggio, non ho parlato dei posteggiatori. I parcheggiatori, sì. Non ho parlato. Lo dico adesso, avevi fatto un riferimento a quello. Ostacolare il parcheggio di veicoli, indirizzare gli stessi negli stalli di sosta pubblici o privati, è anche questo sanzionato. È vietato indirizzare i veicoli negli stalli, cioè nei parcheggi, richiedendo una ricompensa in denaro, comunque proponendo l'acquisto di merci di scarso valore. Qui l'importante è che si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa della merce offerta, quindi è vero che l'ambulante può continuare ad andare a vendere i suoi libri, eccetera, pur non importunando ovviamente le persone, cosa che si verifica
non dico nella normalità dei casi, ma in maniera abbastanza frequente. Nel caso del posteggiatore, nel caso specifico, se il posteggiatore abusivo ovviamente, no? Vuole far vedere che c'è un posto libero e vuole vendere per forza la sua merce, questa potrà essere confiscata. Questo è un altro punto che secondo noi è fondamentale per andare anche qui ad operare in maniera deterrente nei confronti delle problematiche che ogni giorno la gente ha a che fare. Allora, ciao così, ci fermiamo, volevo intervenire, Flash? Flash, ogni volta che tocca a me lei dice Flash. Sì, pubblicità. Lei non dice neanche quello. Ecco, allora, no, non è vero, parlo tutto. Va bene, facciamo dopo. Tempo, Va bene, facciamo dopo allora. Facciamo dopo la pubblicità, perché, no, guardi che dopo c'è Roberti, quindi si deve dire, dica adesso subito Flash. No, assolutamente, in questo momento è il finanziamento che va tolto. Quando prima si parlava nel 2014... verificati dalla comunità europea da questo programma 140 mendicanti a Trieste, di cui 20-25 erano italiani, quindi anche quando si parla delle nuove povertà sono stranieri e ci sono gli italiani. La cosa che si potrebbe fare è implementare con le multe, con l'introito delle multe, implementare capitoli di aiuto sociale. Questo non sarà un problema, allora. Ma bisogna, il dato centrale, e non è una questione di libertà personale e non è una questione di carità cristiana, il dato centrale è che non devono arrivare soldi alle organizzazioni criminali, se no non se ne vanno. O le si prende all'inizio, e a Trieste siamo già abbastanza avanti, oppure senza andare in enormi città, basta vedere a Verona, dove è un reale problema. L'abbiamo visto col traffico di droga, l'abbiamo visto con il problema dell'immigrazione. O si fa subito, pubblicità. Allora, o tra cinque anni è il doppio più difficile. Pubblicità, cioè, ecco qua. Pubblicità e subito dopo ci sarà il vice sindaco Roberti, al quale chiediamo una cosa, e inizieremo dalle immagini che hanno colpito molto nelle ultime ore sui social di quella protesta di migranti in via commerciale e che per alcuni minuti hanno bloccato il traffico. Tra poco. Tutti a barcola d'estate a prendere il sole in piedi. La battuta nasce traducendo un'espressione del sindaco di Muggia, Laura Marzi, ospite questa mattina a Sveglia Trieste, che ha commentato il nuovo regolamento di polizia urbana del comune giuliano lanciando una provocazione. Se chi si distenderà quest'estate a barcola sarà multato, perché effettivamente poi barcola, noi sappiamo benissimo che prima dei topolini e dopo i topolini la gente è distesa in realtà a terra. In strada sostanzialmente, cioè su una parte pedonabile che non è assolutamente attrezzata per la balneazione normalmente, anzi è pensata per la passeggiata, non per la balneazione, ma che i triestini utilizzano ampiamente da sempre proprio per prendere il sole. In quel caso sono curiosa di capire se questo regolamento prevede l'esclusione delle zone costiere da questo divieto di distendersi a terra, o se invece barcola è compresa. Prendendo spunto dalle posizioni espresse dall'una o dall'altra parte politica, il sindaco del comune rivierasco ha anche fatto un confronto rispetto alle ordinanze in vigore per la cittadina di Muggia. È differente certamente perché non è così, aggressivo, ecco, da un certo punto di vista. Il nostro regolamento di polizia urbana comunque prevede tutta una serie di divieti, come per esempio l'uso improprio delle panchine, per esempio, il divieto di distendersi a terra in piazze o vie, intralciando, no, quello che è il traffico sia pedonale che veicolare delle macchine, eccetera. Non siamo indirizzati come Trieste a fare gli sceriffi. Se una persona si mette in un angolo e magari non disturba il passaggio, può farlo. E con la mano può farlo. E non dice niente, può farlo. Per il vostro regolamento può farlo, anche per più ore? Sì, okay, no, disturba, giusto per capirsi. Certamente sì, anche per più ore. Sì. Allora, torniamo in diretta. Buonasera, ben trovato il vice sindaco Pierpaolo Roberti. Buonasera. Allora, ho un po' di domande. Beh, intanto si può prendere il sole a barcola, quindi? Ma si può prendere, si potrà prendere in ogni caso il sole a barcola. Quindi non si va in Jugo, come dice Jovanca, e non si va a Muggia, come dice il sindaco di Muggia. Assolutamente, non possiamo toccare i triestini barcola. Quindi, però, stando al regolamento, in teoria. Sto aspettando un'interpretazione da parte degli uffici.
dovesse esserci qualche problema, qualche interpretazione che potrebbe risultare negativa da questo punto di vista, ovviamente c'è la possibilità di emendare quel testo togliendo per esempio la zona specifica da Barcola, dalla Pinetta, viale al bivio di Miramare. C'è l'avvocato Giacomelli che vuole intervenire, aspetti che adesso le lascio la parola, un secondo, cos'è? L'articolo 8 dice chiaramente che nelle norme che sono luoghi di balneazione vigono anche le norme del codice della navigazione e l'ordinanza della Capitaneria di Porto, che fa un'ordinanza sulla balneazione che consente tra l'altro di fare quello che c'era la preoccupazione di mi fare. Riferisco a questo in particolare. Quindi non c'è neanche il bisogno di intervenire sul testo? No. Cioè lo prevedo no. Già? Come abbiamo detto da subito, dal primo momento, per noi contano le linee di principio. Ecco. E le linee di principio sono quelle che abbiamo messo. Dopo, se c'è la possibilità di migliorare il testo, cosa è intoccabile? Perché appunto sarà emendato, si arriverà a possibili modifiche, l'opposizione vi dirà qualsiasi intanto cosa. Cosa non si può toccare? Perfetto, intanto le rispondo così. Sono contentissimo perché su 24 pagine di regolamento, che tranquillizzo tutti, è ovvio, è pieno di divieti, e ci credo, un regolamento di polizia urbana non deve fare politiche sociali, non deve fare cultura, non deve fare sport. È un regolamento di polizia urbana, quindi deve stabilire quello che non è lecito fare nel territorio del Comune di Trieste. Quello è il compito del regolamento di polizia urbana, non ha altre finalità. Questo è il compito. Io rispondo con una cosa, quindi mi fa piacere perché su 24 pagine su una riga sostanzialmente. Dare somme di denaro. Che come linea di principio è qualcosa che è condiviso da tutti sostanzialmente, perché abbiamo sentivo prima che ero qua fuori, Polidori ha citato le dichiarazioni di Don Amodeo, direttore della Caritas diocesana di Trieste, che diceva noi non diamo, anzi sappiamo perfettamente che dietro c'è un racket, infatti sì. Noi non diamo somme di denaro e ci arrangiamo in modo diverso. Ma io leggo altro. Quindi e leggo il nuovo regolamento vuole dare una risposta ad alcuni eccessi effettivamente riscontrabili a Trieste. Dopo continua, ma una dichiarazione del genere da chi arriva? Arriva da Torrenti. Torrenti dice effettivamente e continua dicendo concordo che quest'ultimo, parlando del racket, che quest'ultimo esista. Abito in centro Trieste e non posso negare che ci sia un numero di considerevole di persone che fanno la questua. Assessore PD dopo ovviamente continua dicendo ma non troviamo corrette le modalità. Bene, ma ripeto, questo è un regolamento, deve stabilire cosa è vietato, cosa è lecito e cosa no. Ho sentito anche le parole di Donatore Malnati che dice sì è vero c'è racket però non bisogna farlo perché non bisogna vietare l'elemosina perché è un gesto di carità cristiana eccetera. Beh, ma noi non stiamo facendo un'omelia, non dobbiamo convincere il cittadino che forse è meglio non farlo, che però è sbagliato, però deve solo no, noi stiamo facendo un regolamento. Lo fate e per stiamo colpire individuando, il racket. E stiamo individuando un problema che è riscontrato da tutti, da noi, dalla Caritas, dal vicario episcopale, dall'assessore del PD, da tutti, e che nessuno fino adesso ha mai affrontato. Noi adesso lo affrontiamo. Se multate le prostitute e i clienti. No, non le prostitute, perché no, le prostitute non le multiamo. Noi vogliamo disincentivare e togliere i clienti. Nel momento in cui togliamo i clienti, quando ovviamente. Quando si sorprende un cliente, che multa prende? 500 euro di multa. Arriva a casa la famiglia? Ah, beh, perché sa che era una cosa. Ovviamente troveremo il modo per garantire la privacy a tutti. Quindi garantirete la privacy. Ovviamente. Perché qualcuno la spediva a casa per far emergere il problema. Cercheremo di fare in modo. Certo è che una multa da 500 euro fa in modo che la macchina non si ferma a contrattare la prestazione sessuale. Se per controllare il fatto che la macchina non si possa fermare a contrattare la prestazione sessuale bisogna mandare gli agenti, bisogna mandare gli agenti di polizia di Stato e carabinieri. Se ci vanno a controllare è evidente che si presidia maggiormente. Allora, divieto di abbandono articolo 6 e divieto di aggancio dei velocipedi ai manufatti stradali, parliamo delle biciclette. In ogni caso è vietato l'aggancio dei velocipedi, degli acceleratori di andatura, ai pali di sostegno della segnaletica stradale, ai semafori, ai manufatti pubblici, agli arredi urbani, ai monumenti, al verde pubblico, a saracinesche, cancelli, ringhiere o qualsiasi altro supporto ovunque esistente. Certo. Bene, e quindi ci saranno più rastrelliere in città? Immaginavo già la domanda, ma ripeto, questo è un regolamento di polizia urbana. Io devo capire, devo capire qual è il comportamento che crea disagio in questo momento alla comunità. È una bicicletta legata a un semaforo, a una ringhiera?
crea pericolo, okay. Crea un disagio, semplicemente perché il pedone non può passarci, perché la città non è usufruibile da tutti. Quindi un suo collega assessore metterà più rastrelliere. Allora, articolo 9, comportamenti vietati, collocare lungo le strade, sui ponti, sulle facciate degli edifici, sui pali di sostegno, sulle strutture pubbliche o su altri elementi di arredo urbano, messaggi di qualsiasi genere riportati su lenzuola, cartelloni, striscioni, oggetti di ricordo, e agganciare alle strutture citate lucchetti con catene. Ah, quindi intanto i fidanzati non potranno più... Con catene, solo il lucchetto si può, quindi i morosi potranno continuare. Vai a Lubiana, è pieno sul ponte. Esatto, è infatti, terribile. Comunque, vabbè, ognuno ha il suo gusto. Allora, c'è già... Secondo la porta pure sfiga. C'è già, non si può, uno non può mettersi... Però mi dici una cosa, mi viene in mente, Cosolini, non so perché... Cosolini li ha tolti, quelli sul ponte, sulle rive. Pensa quante copie sono saltate per colpa di Cosolini. Cioè, allora, aspetti. Però, leggendo questo articolo, mi viene in mente il non so perché lo striscione di Giulio Regeni. Beh, perché doveva fare la domanda perfida. Cioè, no, diventa vietato anche su... edifici privati, no? Cosa vuol dire? Le posso assicurare che non è intenzione, non abbiamo pensato a nessun tipo di striscione particolare su questo. Anzi, questo è uno di quei punti, di quegli articoli del nuovo regolamento che è puramente tecnico e voluto dagli uffici, perché semplicemente bisogna tradurre delle norme che già ci sono in atti amministrativi. Però quando lei come dice è vietato collocare sulle facciate degli edifici lo striscione, sì, ci sono molti appartamenti, case private che hanno lo striscione di Giulio Regeni, quello sì, avrebbe tolto? Allora, in base a questo regolamento, così com'è, sì, ma in ogni caso non potremmo mettere striscioni esposti fuori dalla finestra, cioè già... Noi non possiamo permetterci, non è che ognuno può prendersi e mettere uno striscione fuori, poi c'è un minimo di tolleranza, c'è un minimo di... infatti volutamente tra l'altro la sanzione è molto bassa in questo caso, ma non è possibile, non è concesso e sarebbe anche inconcepibile lasciare permettere che ognuno possa mettere uno striscione fuori dalla finestra, perché se tutti lo facessero chiaramente la città non sarebbe così bella e così gradevole da vedere per il cittadino. Li farete togliere? Ne ho visto uno credo in zona urban l'altro giorno, li farete togliere? No. Gli striscioni, sì, di Regeni, ma multerete. No, ma ancora, non è questo il punto. Bene. Guido, mi fai vedere le immagini che abbiamo mostrato oggi? Posso solo aggiungere una cosa, sì, invece, perché mi interessava. Riguardo al regolamento di Udine, no? Sentivo prima che ne avete letto un paio di passaggi. Allora, a prescindere dal fatto che è vietato di già e quindi qua dentro non è si identico, mette... secondo lei, no, quel passaggio, no, quell'articolo sul... C'è un'ipocrisia incredibile perché si dice... Allora, a parte che c'è stato contestato sul nostro, non c'è scritto che non si può fare con i bambini, che non si può fare con gli animali, eccetera, ma già non si può, comunque, non serve, sì, scrivere. Abbiamo precisato prima. Ma un altro punto interessante è che il regolamento di Udine ti dice non puoi fare accattonaggio molesto in tutto il territorio del comune di Udine. Beh, ma fare accattonaggio molesto è un reato. L'accattonaggio è stato depenalizzato. L'accattonaggio molesto è equiparabile a violenza privata. Infatti, oggi sul Messaggero Veneto c'è la notizia di un... Di un questuante che è stato arrestato, non multato in base al regolamento, ma arrestato dalla polizia per accattonaggio molesto, perché chiedeva in modo insistente. Quindi quell'articolo del regolamento di Udine è assolutamente inutile, perché è già un reato penale, mentre l'articolo successivo dice vietato fare l'elemosina e elenca tutta una serie di luoghi dove non si può fare neanche la semplice elemosina. E non dice più, perché ovviamente c'è la parte politica. Dice, qua che alle intersezioni stradali, nelle aree, questo è il regolamento di Udine, nelle aree adibite a parcheggio, nelle aree prospicenti edifici monumentali, davanti in prossimità ai cimiteri, all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato, effettuato in modo tale da interferire. Questo? Sì. Ha effettuato in modo tale da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio. Sì. Allora, praticamente, prendete una cartina della città e cominciate a togliere tutti gli incroci, cominciate a togliere tutte le postazioni dove potrebbe interferire con un'attività commerciale, che vuol dire, per esempio, davanti ai supermercati, via, davanti a un negozio, via, davanti alla soglia di un esercizio pubblico, perché via. Perché l'articolo 2 dice ogni caso vietato l'accattonaggio, non molesto, ma è vietato l'accattonaggio totale in tutte queste zone. La richiesta di elemosina. Quindi, in sostanza...
fa il duro, quel regolamento là fa il duro con qualcosa che è inutile, perché il reato c'è già. È reato, quindi è ovvio che è inutile, non potevi sicuramente consentire. Cioè lei dice è più pesante quello di Udine, non perché è, vieta l'accattonaggio. È più pesante, è ipocrita. Voi parlate di molesto. È ipocrita perché fa praticamente la stessa identica cosa, però non dicendolo. Voi vietate in toto l'accattonaggio o solo l'accattonaggio molesto? Cioè diciamo il dare soldi perché molesti? No, vede, no, noi non vietiamo l'accattonaggio, e questa è la roba divertente, perché noi non vietiamo l'accattonaggio, noi diciamo non potete dare somme di denaro. È diverso. Quello là invece ti dice non puoi fermarti neanche per richiederti un panino, perché l'elemosina non la puoi chiedere neanche per un panino davanti agli esercizi commerciali, davanti ai supermercati, alle intersezioni, davanti agli ospedali, davanti ai mercati, davanti al cimitero, in tutte queste non puoi fermarti neanche per dire ho fame, portami a mangiare un panino, da come è scritto. Noi diciamo lo puoi fare, ma è vietato ricevere somme di denaro, che è diverso. E perché l'abbiamo fatto? Per le motivazioni che ci dicono Torrenti, Caritas diocesana, e che continuiamo a dire, c'è dietro un racket. Questo è intoccabile. Ma guardi, non è che è intoccabile, il principio è intoccabile. Bene, mi fate vedere le immagini, Guido. Allora, queste hanno fatto scalpore, sono le immagini di alcuni migranti davanti a una sede dell'ICS, via commerciale, bloccano la circolazione per alcuni minuti, poi c'è stato precisato dal presidente ICS Schiavone, che succede? Ma non so, sembra stata una protesta durata qualche 3-4 minuti, dovuta a un errore di comunicazione riguardo a un malfunzionamento della mensa. Detto questo, lo trovo estremamente preoccupante, perché ricordo che quelle persone sono ospitate, servite, riverite di tutto, e per un errore di comunicazione ci siamo trovati una via bloccata con una manifestazione non autorizzata, un servizio pubblico interrotto, perché quello è un autobus, e fortunatamente è intervenuto Schiavone, che non so cosa gli ha detto, non so cosa ha fatto, li ha fatti andare via. Fatto sta che è un dato estremamente preoccupante. Bene, grazie vice sindaco Pierpaolo Roberti. A lei un saluto a tutti. Buon lavoro. Vediamo, e chiudiamo il giro, anche cosa ha detto il sindaco Roberto Di Piazza dopo giorni di polemiche. Vediamo. E allora? Sono io che sono il sindaco della città, la gente mi chiede sicurezza. Non le manda a dire il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, che ha voluto lanciare critiche sul nuovo regolamento di polizia urbana. La risposta a Menis e Cosolini arriva piccata da parte del primo cittadino, il quale ha ribadito la sua ferrea volontà di combattere la delinquenza, ripulendo la città dai mendicanti e impostando un ritorno alle regole per il decoro della città. Questo documento era fermo dal 1926, finalmente facciamo il regolamento attuale. Sono stanco di vedere in giro per la città, dietro ogni angolo, persone che chiedono la carità, sono stanco di vedere di notte persone che si comportano in male maniera, sono stanco della delinquenza. Siamo una città con una delinquenza importante, ebbene io voglio stroncare questa delinquenza. Le contestazioni maggiori piovute sopra la stesura delle 30 pagine del nuovo regolamento hanno riguardato soprattutto il divieto di stazionare seduti a terra, il divieto di fumare e consumare bevande alcoliche nei parchi cittadini e le sanzioni a chi dona qualche centesimo a chi richiede l'elemosina. Dunque, Marchi, cominciamo da lei. Abbiamo chiarito molti punti? Cosa pensa? Ma il sindaco dice che è ipocrita il regolamento di Udine, addirittura allora, più pesante. Io non ho problemi ad ammettere che se ci sono delle cose sovrapponibili, sbagliate nel regolamento di Udine, va male anche quello. Cioè non è perché se l'ha fatto Onsel che del PD dobbiamo difenderlo spada tratta. Ci sono certe... molto vicino. Non è del PD. Non è, Codega. Ecco, dai, non facciamo sottili distinzioni. Di Fratelli d'Italia diciamo, no. Diciamo che se ci sono delle cose sbagliate non hanno coloritura. Sono sbagliate, punto. Altra cosa che mi sento invece di appoggiare, uno degli sms passati ultimamente, questa piazza Unità bella per Natale, fantasmagorica, piena di alberelli nuovi e di lucette, facevano pietà quelli di prima, è verissimo, non ho nemmeno problemi ad ammetterlo, però è inutile fare una città smagliante sotto Natale e poi appunto nascondere le povertà perché dà fastidio, come ha detto adesso Di Piazza, che dietro l'angolo ci sia il povero. Cioè cerchiamo di non diventare una città ipocrita. Scusi, che si nasconde... Povero, lei è insegnante, povero o mendicante?
no, povero e mendicante, no, possono essere... sono due cose diverse. Povero e mendicante delle volte sono, si coincidono. Sì, delle volte. Ecco, va bene? Allora, è inutile che noi nascondiamo la povertà c'è, sta incalzando, la Caritas dava fino a un anno fa circa 70 pasti a pranzo e cena, ora ne dà 200. Questi non sono, non fanno parte del racket, la povertà molti sta... Molti italiani. Sì. Prima Giacomelli diceva la città prima non era così. 10 anni fa, 15 anni fa, ma dobbiamo fare i conti con una crisi che sta incalzando e questa non ce la possiamo dimenticare. Allora, perché non facciamo quello che nemmeno Cosolini ha fatto? Facciamolo, fatelo voi col vostro sindaco. Rompiamo questo maledetto patto di stabilità, usiamo i soldi che abbiamo nelle casse e sapete che ce ne sono. Abbiamo il coraggio di farlo? Lo faccia questa amministrazione invece di fare questi regolamenti che vietano, 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 ma lasciano veramente... Sai quali sono le sanzioni per chi rompe il patto di stabilità, no? Facendo, cioè, un il taglio, buon patto, il taglio contributivo. Facendo un buon patto con i sindaci, ce ne sarebbero in Italia, si rompe un patto che sta veramente solamente facendo danni incredibili. Sicuro. Soldi ci sono, usiamoli, abbiamo questo coraggio, anziché andare a fare questi piccoli mezzucci per prendersela con l'ultimo degli ultimi degli ultimi, questo penso. Menis, mi dice quali erano gli altri punti che si è segnato, che diceva non è solo il fatto di dare soldi di denaro. Non vedo perché stazionare seduti, e fatto di vedere stazionare seduti, sdraiarsi a terra o bivaccare nelle strade, nelle piazze. Anche qua non capisco, cioè, mi sembra un divieto alquanto forte, non vedo perché bisogna vietare per un momento qualsiasi un cittadino, un turista. Stazionare? Sì, stazionare seduti, sdraiarsi a terra. Quanto tempo? 10 minuti? Cioè, 20 non, minuti? Non si può. Non si può, è vietato. Io capisco che no, se si dà intralcio, come c'è scritto dopo, no, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, posso anche capire, ma fare un divieto così ampio per... E poi, al di là dei singoli punti abbastanza critici, ci dobbiamo anche fare un ragionamento sul fatto, sulla sanzione e sull'applicabilità della sanzione, no? Cioè sul fatto che poi... sia semplice anche per che gli agenti di polizia locale siano in grado poi di controllare il territorio e di sanzionare concretamente questi comportamenti, perché sennò altrimenti sono slogan e basta. E poi il fatto che chi viene sanzionato ci sia effettivamente la capacità di pagare quella sanzione, altrimenti è abbastanza inutile. Parallelamente a questo regolamento, tra l'altro è giustissimo, no, non è ancora stato definito, come dicevo prima è iniziato l'iter, però allora non capisco perché sabato presentarlo alla stampa se è un regolamento ancora da discutere, perfettibile. Ma se chiedi la collaborazione dei cittadini devi dargli l'occasione di conoscerlo. La collaborazione dei cittadini lo presenti, ma non lo dai come qualcosa, no, già di definito. No, c'è ancora il passaggio nelle circoscrizioni. No, nelle circoscrizioni, ma quindi, i principi non sono però quindi se si volevano evitare polemiche non si aspettava magari prima, no, di presentarlo in maniera definitiva. Una proposta di modifica che farà lei, per esempio? Bah, sicuramente su questi punti, adesso ci penseremo come elaborarli, ma il fatto di sedersi per terra o il fatto assolutamente di l'impossibilità di dare una somma di denaro a un'altra persona per strada che te lo chiede, ecco, questi sono due punti sui quali interverremo sicuramente, se non saranno modificati ne discuteremo al nostro interno, ma credo che difficilmente avrà il nostro parere positivo una roba del genere. Sfatiamo un altro equivoco che sta venendo fuori. Scusa ancora un secondo, un regolamento poi che arriva da una parte politica che dovrebbe essere una parte politica liberale, no? Un centrodestra che dovrebbe difendere le libertà personali. Ma difatti noi per evitare polemiche l'abbiamo... Sai come si fa per evitare polemiche? Arrivi in aula, fai 5-6 emendamenti, modifichi come vuoi a tuo piacere e alle 3 di notte è chiuso facendo passare.
contrario, abbiamo voluto renderlo il più pubblico possibile, di maniera che ci sia proprio dibattito e partecipazione. Sì, okay, dibattito, come ho detto prima, disponibilissimi a vedere se c'è qualche necessità di chiarire, di esplicitare. Scusa, di... poi sfatiamo sta cosa del fatto di sdraiarsi, di stazionare, eccetera. Questo vale nelle pubbliche vie, davanti ai monumenti, eccetera. Sì. Siccome sta venendo fuori anche, oddio, non potremo sdraiarci nei giardini pubblici, questo non è vero. No, lo potremmo fare a Barcola, lo potremmo fare nei giardini nelle, pubblici. C'è scritto per quanto riguarda le strade, le piazze. Ecco, lì c'è un diritto di fuoco. Allora, quella è una parte, una parte più che riguarda l'educazione. Abbiamo pensato che come principio non sia una cosa da... evitare il fatto di fumare all'interno dei giardini pubblici, non perché inquini, lo fanno a New York, lo fanno in altre città. Su quello siamo d'accordo. Aspetta, che siamo d'accordo su questo. Io personalmente sono d'accordo. È stata una scelta più a tutela dei bambini, momento educativo che come momento sanzionatorio. La presentazione è anche bere. Su questo, quindi, marchi, ma io personalmente sono d'accordo. Codega, fronte educativo, definiamolo così, che è il non fumare all'interno dei parchi e non bere. No, questo sì, quanto impegna questa amministrazione per rimuovere le barriere architettoniche in città? Non è solo tante. Quindi Codega è d'accordo comunque. Tanto. Su questa proposta, con l'assessore che abbiamo sul fumo tanto. E sull'alcol. Scusate, fumo e alcol? Sì, ma come al solito bisogna avere anche tutte le cose di buon senso, perché se mi trovo uno che semplicemente è in un giardino seduto e prende e beve una birra e poi 10 minuti poi va via. Scusami, cioè, come devi, tutte le cose, ci vuole il buon problema senso a monte, bisogna capire qual è il buon senso. Non perché una persona beve una birra, certo, perché se no non avrebbe senso il regolamento. Ma forse perché ci sono, guarda Piazza Libertà, ci sono decine di persone che bevono birra dalla mattina alla sera. E allora forse quello è più conveniente intervenire su una cosa del genere piuttosto che lasciare permissivismo dall'altra parte, è una cosa che io non tollero. Il giardino del boschetto, citato più volte, il giardino che c'è la rotonda del boschetto in alto di via Giulia, che ormai è off limits per i bambini, è pieno di gente che beve birra e fuma, e i bambini non si avvicinano più nemmeno ai giochi. Ma quello allora, sto dicendo, e diventa l'applicazione, l'applicazione di un regolamento non può essere discrezionale, no? Cioè, se te bevi quattro birre, una birra, per esempio, mi viene in mente lo stazionare seduti. Ricordo quando andavamo anche in gita, città scolastica, mi ricordo anche che intere scolaresche si stava sedute sulle gradinate del Campidoglio, si stava là mezz'ora, tutti mangiavano il panino. Allora, in teoria, chi sta al buon senso di un vigile che vede, certo, di dire questo non è che sta, se uno ci sta tutto il giorno, è un altro discorso. È il principio che l'avvocato Giacomelli vi può smentire. Professore, in che anni lei stava a mangiare il panino? Immagino che non sia successo l'altro ieri, quando era con i ragazzi. Dieci anni fa. Questo regolamento, la verità, è che pensa delle situazioni che sono create via negli anni, negli anni. Ma insomma, quando si pensa allo stazionare seduto, io penso a Largo Bonifacio. Io penso a Largo Bonifacio quando trovo 10, 20, 30 stranieri seduti per terra e con l'iPhone che bevono la tina di birra. Sono italiani e poi. Ma non è questo il punto. Lei può fare tutti i sofismi che vuole. No, naturalmente, col regolamento non lo potranno fare nemmeno gli italiani. Ma vogliamo dire che in questo momento storico, in Largo Bonifacio, il problema di decoro dei negozianti, dei baristi, è quello di stranieri? Lo vogliamo dire? È una falsità se lo dico? Ma no, ho capito, ma il regolamento non è discrezionale. Lei sa, lei è avvocato. Un regolamento non è che si possa applicare in modo discrezionale. Io ho visto che lei ha fatto anche su Facebook una serie di battute sul fatto che non si possa bestemmiare. C'è un articolo sulla bestemmia. No, io ho parlato di torpiloquio. C'è un passaggio in cui si dice divieto di bestemmiare. Ma c'è anche il codice penale. Tutti se lo dimenticano. È l'articolo qui si potrebbe aprire un bel capitolo. Lo chiede l'avvocato. Ma noi non usiamo bestemmiare. Se lo chiede l'avvocato, le dico che una volta il codice penale, il codice Rocco,
prevedeva esclusivamente per la religione cattolica, quella parte della religione cattolica è stata cassata dalla Corte Costituzionale. Allora io vorrei che ci concentrassimo sui problemi, perché se no qualsiasi regolamento, ma anche qualsiasi legge, me ne sai, io prendo l'articolo sulla truffa e dice chiunque con artifici e raggiri. Oh mamma mia, chi dice cosa sono artifici e raggiri? Lo dicono 60 anni di giurisprudenza. Allora, se noi continuiamo a guardare la virgola, ma se io do un euro o do un panino, il punto è rispondere a problemi e urgenze reali. E allora qui, qua, nel momento in cui questo regolamento non è che ha avuto una presentazione anticipata per chissà quale motivo, anzi alla stessa presentazione si è detto, non solo dalle altre forze politiche, io non ho neanche tanto pensato alle altre forze politiche perché siamo molto distanti, ma penso anche alle circoscrizioni che possono segnalare delle problematiche ben precise sul territorio, è stato prima che uscisse a 1000 circoscrizioni, a 1000 commissioni e ci ritrovassimo con una serie di uscite a spot, allora si è presentato con grandissima franchezza. A Trieste ci sono dei problemi reali, che sono accattonaggio, racket, sicurezza, prostituzione, decoro. Obiettivamente in alcune piazze, sa, io sentivo che si diceva solo Piazza Unità, in parte sono pure d'accordo, nel senso che Piazza Unità è straordinaria. Dopodiché vado in comune in Piazza Unità, poi vado verso il tribunale, passo per Piazza Oberdan, dietro il tram, una cosa triste. Quindi si deve allargare il raggio, ma negare che esiste un problema con i richiedenti asilo, con gli immigrati, con racket, con la prostituzione, e qui ci sono risposte. Sì, ma alcune sono sbagliate. Ma guardi, le ripeto, io sono 10 anni, e dopo finisco il ragionamento, io sono dieci anni almeno che sento parlare la sinistra che ci vuole la prevenzione, l'inclusione, ci vogliono invece delle risposte concrete, perché Trieste sta prendendo un certo tipo di china che o va fermata subito o non si ferma più. Nel momento in cui ci dicevano, e lo dicevamo come Fratelli d'Italia, c'è un problema di droga a Trieste, e ci ridevano in faccia, ma figurarsi, c'erano gli spinelli anche negli anni 70. Dopodiché arriva l'anno giudiziario, arriva la festa della polizia e ti dicono in un anno più 1200% di hashish. Ok, fermi, ho la pubblicità, allora, poi ripartiamo da Marchi. Dopo non si torna più indietro. Allora, qui ancora SMS sull'accoglienza. Ci fermiamo per pochissimo e poi passiamo l'ultima mezz'ora insieme, vi aspetto. Ringa, torniamo in diretta, stiamo discutendo il nuovo regolamento di polizia locale, abbiamo sentito anche il vice sindaco Roberti pochi minuti fa precisare alcune cose. Ricordo soltanto non solo la puntata di domani di Ringa, ma anche domenica lo speciale a partire dalle 22.30, la diretta per lo spoglio nel giorno del voto del referendum, quindi scopriremo insieme a Ringa qual è l'esito del referendum. Marchi, voleva intervenire lei? Sì, volevo intervenire dicendo che mi pare che prima sia passato un SMS in cui diceva la signora è fuori dal mondo e si riferivano a me. Sarò anche fuori dal mondo, ma io continuo a dire i problemi ci sono e vanno affrontati. Ci sono i profughi, ci sono i richiedenti di asilo, sono per terra con l'iPhone, non fanno niente, bighellonano. È vero. Allora perché non diamo, è vero in buona parte, allora io dico perché non diamo dignità a queste persone? Tanto i conti noi dobbiamo farla con questa nuova realtà. Questo flussi migratori noi non li fermeremo. E probabilmente possiamo anche pensare una cosa, se fossimo nati noi dall'altra parte del mondo e la cicogna ci avesse portato da quella parte, non saremmo saltati sul primo barcone con la prima borsa di plastica mettendo dentro due cose, saremmo rimasti là? Finisco. Dipende, allora, se io lascio mia moglie e i miei figli, sì, cerchiamo, esatto, dai, io non lascerei mai mia moglie e i miei figli. Andremo a cercare tutti noi una situazione migliore. No, a queste persone che stanno bivaccando per terra con l'iPhone, perché non cerchiamo di dare dignità, trovando anche il modo di inserirli, facendo anche dei lavori? E non mi venite a dire che poi quei lavori sociali li porterebbero via gli italiani, certo, perché anche questo è un refrain che vale il tempo che prova. Avete provato? Sì. Sì, abbiamo provato. Sì, in comune sì. La domanda all'assessore Gian Famulari. Abbiamo provato. Ce ne proviamo. Una parte cioè probabilmente è recuperabile. No, una parte è recuperabile. Ma io sono convinto. Proviamo. Sono convinto che proviamo. Sarebbero meglio anche loro. Sì. Avrebbero dignità e si sentirebbero maggiormente inseriti in un tessuto sociale. Sa, guardi, io non si può buttare via il problema. Non si può. Il problema c'è. Allora, Giacomelli, poi Codega. Il problema c'è. Allora, intanto ci ha provato anche la Regione, ma comunque a carico dei soldi pubblici resta comunque anche tutte le coperture assicurative.
In secondo luogo ci sono dei problemi legali enormi. Di comuni che in lo terzo fanno. Luogo, se devo investire per lavori socialmente utili, lo do a disoccupati italiani, con tutto rispetto, e infine. E diciamocelo, perché una volta lo dice Torrenti, una volta lo dice Don Amodeo, una volta lo dice Schiavone, una volta lo dice la Serracchiani, ma poi ci si ferma là. Sono troppi. Lo vogliamo dire che sono troppi? Continueranno ad arrivare. Lo vogliamo dire che sono troppi? Arrivare. Se non si accoglie così, no? Non senza se, senza ma. È ovvio che chiediamo a gran voce all'Europa che faccia le quote. Chiediamo a gran voce all'Europa che faccia le quote. Chiediamo a gran voce all'Europa che faccia le quote. Mi va benissimo, ma nel frattempo che siamo qui e da qui l'Europa dallo studio di Tele 4 non ci sente, non ci sente. Non sente neanche gli europarlamentari, quindi in questo momento ci vuole il controllo del confine. Vengono da un paese Schengen come la Slovenia. Siamo sul regolamento di polizia locale, stiamo spostando il discorso su un altro tema che meriterebbe uno sviluppo ampio. No, vabbè, ma è collegato al divieto di sedersi, di bivaccare, di stazionare. Ci porta via dal discorso di oggi. Io vorrei dire, vorrei sottolineare una cosa, che un conto, quando parliamo, e ritorno sul punto che secondo me, ripeto, per me il 95% può andare bene, le cose che sono scritte qua sono cose di, come dire, di educazione, di buonsenso, a parte qualche frase che può essere interpretata male, che andrebbe risistemata. Beh, il punto che non concordo assolutamente, per me è inaccettabile, è quello che ritorno all'iniziale, cioè il discorso della elemosina, perché? Perché innanzitutto allora si mette insieme il discorso sicurezza col discorso decoro, sono due cose diverse. Volevo dire, il mendicante o i mendicanti che ci sono non possiamo dire che stanno inficiando la nostra sicurezza, stanno inficiando il decoro della città, è un discorso diverso e quindi distinguiamo i due punti, è un discorso di decoro, non di sicurezza, perché sicuramente non pongono un problema di sicurezza. Detto questo, non è neanche pensabile, non è vero, non corrisponde alla verità il fatto che tutti questi siano oggetto di racket, e anche coloro fossero oggetto di racket sono tre volte ancora più miseri, perché sono poveri, fanno i mendicanti e sono anche sfruttati da altro, sono tre volte miseri, quindi è un problema che va affrontato in maniera diversa. E poi sappiamo bene, io conosco molti che lavorano nella comunità di San Martino al Campo, sanno che spesso la gente che arriva la sera non riescono a mettere tutti dentro. Alcuni sono qualche volta 10, 20, 30 che restano fuori perché non c'è un posto dove, e devono per forza dormire fuori alla diaccia con i 5 gradi che abbiamo adesso. Questa sera non è un problema. Ci hanno segnalato, questo per darle ragione per quello che è successo, questa sera prima di Ring ci hanno segnalato che appunto uno in zona, credo zona ancora Borgo Teresiano, vado a memoria, è stato trovato da alcuni residenti ed era infreddolito, svenuto pare, quindi stava per dormire all'addiaccio. Se non fossero intervenuti alcuni residenti chiamando polizia e ambulanza, probabilmente questa persona sono situazioni sarebbe sentita ancora peggio. Ogni sera, ogni giorno, noi non possiamo dire di fronte a questo, cioè il regolamento dice tu non puoi stravaccare per terra, cavoli, ma non è questo il modo di risolvere il problema con questo tipo di problemi, con un regolamento. Piuttosto un vigile urbano, e dico che di fronte a queste tematiche qua, lo prende, lo porta in qualche stanza ufficio del comune, si cerca di capire qual è la situazione, gli si dà le strade, se è soltanto che non ha da mangiare, giustamente guarda che ci sono dei posti in cui puoi andare a mangiare e che non costa niente. C'è un problema di alloggio e bisogna cercare di trovare un alloggio, cioè il problema è il regolamento, ha capito, trovare un accompagnamento per uscire fuori da questa situazione. Questo trovo che è una risposta civile, no? Ma lo fanno, i servizi sociali lo fanno. Questi qui stanno, quelli che stanno dormendo di notte, carabinieri, polizia locale, lo fanno. Ma questi che dormono di notte non possiamo metterli, giusto? Allora siete d'accordo con me che l'atteggiamento deve essere questo di accompagnamento, non di applicare stupidamente su questo punto il regolamento. Ecco, no, perché il racket, quando parliamo di racket, è vero che poi c'è anche il discorso del racket, ma sapete meglio di me che ci sono dei racket su tante altre partite. Pensiamo ai minori stranieri. Da dove arrivano tutti dalla medesima enclave? Quello è un altro tipo di ragionamento che ci porta su quell'altro discorso sul quale possiamo benissimo fare. No, io pensavo al racket, è quello del gioco d'azzardo. Tutti quelli che stanno dietro le macchine, chi c'è dietro?
E questi spendono. No, che sapete che lo Stato c'è come dentro. Gestori, no, come lo Stato maledizione. Non i gestori dei bar, ci mancherebbe altro. Su chi gestisce le macchine? Su chi gestisce a monte assolutamente. Le macchine. No. Conosco quelli che lavorano, sono dei bravi imprenditori, sono delle persone serie. Ma a Trieste ti assicuro che non c'era. Non i baristi, non coloro che ospitano. Chi gestisce, chi installa le macchine, ti assicuro che a Trieste li conosco. Lì il racket. Il racket sai qual è? Lo Stato che si becca il 90% delle vincite e che in maniera ipocrita da una parte ti dice non devi promuovere il gioco d'azzardo e dall'altra parte se non intascassi i soldi del gioco d'azzardo sarebbe fallito domani. Ma chi lo Stato? Lo Stato sarebbe fallito domani. Ma è come domani. Le sigarette. Senti, lo su Stato, questa, ma te lo su questa battaglia io. Qua siamo insieme perché ma non c'era anche è accettabile che ci siano i cittadini del Friuli Venezia Giulia che spendono 1,1 miliardi ogni anno nel gioco d'azzardo. Delle macchinette e tutte le altre tipi. Non è accettabile. Osservazione, ma se i migranti stanno in piedi invece di sentare la città sei più decorosa, scrivono gli sms. Beh, francamente è una bella battuta, ma insomma chi vive certi quartieri credo che non abbia riso in questo momento. Vive in via dell'Istria, chi vive in via Sant'Anastasio, chi vive in via Udine non ride. Allora, Menis, quali altri punti? Ma no, prima si parlava anche del torpiloquio, cioè mi vedo gli agenti di polizia locale entrare in un bar e sanzionare qualcuno che esagera diciamo, con le parole, oppure andare nei bar a Ponziana dopo. Posso fare una piccola precisazione? No, cioè sono passaggi che vengono messi, ma cioè, posso fare una piccola precisazione? Andare a sanzionare i torpiloqui. Questo regolamento non è solo per la polizia locale, è per tutte le forze di polizia. Ma qualsiasi forza. No, quello è importante perché ogni volta diciamo i vigili, la polizia locale. No, quindi devono vigili, polizia, carabinieri. No, noi gli diamo uno strumento alla polizia e ai carabinieri. Ecco perché, per esempio, abbiamo chiesto l'operazione Strade Sicure che venga estesa e quelle macchine che stanno ferme davanti alla sinagoga, in via del Monte, davanti alla stazione, la polizia possono invece girare anche loro e collaborare per tenere il rispetto di questo nostro regolamento di polizia locale. Polidori, diceva? Ecco, visto che abbiamo cominciato anche ad approfondire un attimino, io andrei avanti con con l'articolo 14 che è interessante. Scusi, ma quindi non si potranno più pagare i pusher in contanti? Vabbè, sarà un problema per molti di pagarli con carta di credito. No, magari se divertente. Vai direttamente alla base del Molo Audace puoi pagare o in Piazza Libertà. Dove ecco, si vedono regolarmente via Geppa. Sicurezza degli edifici privati. È vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi. Su questo Trieste non penso che abbia un problema preciso, però nella fattispecie di tutti quei locali dove magari in certi negozi si lavora, si dorme, c'è la fabbrica nel sottoscala o quant'altro, no? Questa era una cosa che non la vedo per fortuna di emergenza per quanto riguarda la nostra città. È interessante il secondo comma dove dice i proprietari e possessori a qualsiasi titolo di edifici disabitati devono porre in atto le misure necessarie di impedire ogni forma di invasione o d'occupazione da parte di terzi. Qui viene in mente ovviamente il Silos, dove più volte si sono verificati i problemi perché le recinzioni erano state divelte o quant'altro e decine di persone andavano lì a viverci in condizioni assolutamente disumane. Per cui questo deve essere un compito ovviamente del proprietario dell'edificio, quello di tenere ancorché inutilizzato, deve assicurarne l'integrità delle recinzioni. Polidori, ma toglimi sta curiosità almeno. È consentito l'uso di coriandoli e stelle filanti solo durante carnevale. Il periodo carnevale. Solo carnevale. Fuori sì. Di carnevale se usa coriandoli €600 di multa. Tu hai mai pulito la città in qualche modo? Hai mai visto fuori da piazza in Piazza Unità talvolta durante i matrimoni alla fine buttano coriandoli? Non solo matrimoni, ma lì per anche giorni, le lauree, giorni, no? Per ridere, è un problema molto sentito. Beh, no, questo diciamo che non mi spaccherò la testa su questo. No, vabbè, allora, però è determinante magari per alcune famiglie. È importante il decoro, l'ordine, eccetera, no, però io personalmente non mi spaccherò la testa per questo. Ma il povero operatore ecologico che diventa matto e sta lì un'ora. Quello che è davvero inaccettabile, e qui gli immigrati proprio non c'entrano niente, su questo siamo d'accordo, bisogna trovare le scritte sui muri, le cose su quello fa schifo, quello veramente...
Pensavo che eri ironico, sardonico, sarcastico. È una violazione della tua proprietà. Questo assolutamente. Qui sì, bisogna trovare. Sardonico è perché veramente questi muri imbrattati, scritti, fatti così, quello sì è. Beh, è la prima cosa. Quindi è d'accordo sui 10.000 euro. Assolutamente. È d'accordo sui 10.000 euro i writers. Ma non solo, ma deve ripulirla lui direttamente. Più le spese per deve non da un altro, lui deve ripulirle direttamente, perché è educativo quello che hai fatto, cioè, di sbagliato, lo devi tu andare, perché questo è la cosa veramente frutto di... Piccole curiosità ancora, rumori nelle abitazioni private, non stiamo parlando di cose strane, allora, non è consentito l'uso di strumenti musicali tutti i giorni tra le 13 e le 15 e tra le 23 e le 9 del mattino, quindi non si può fare prove, diciamo, in casa... in questi orari, pianoforte, tromba e via dicendo. Altre cose che mi piace sottolineare? Di questo appunti che si era preso, visto? No, vabbè, sull'imposta proprio, su questo francamente i dati centrali... Posso gli allarmi dell'antifurto, sai che devono durare per più di 8 secondi? Cosa scrivono? Con la baba che mi chiedi sempre soldi, dovrò darglieli a casa per non ciappare la multa, cioè la fidanzata. No, devo dire la verità, io personalmente uno dei dati centrali per me sono quelli che sono stati detti, quindi i mendicanti molesti, devo dire la verità, a me personalmente, insomma... Senta, l'esercizio di mestieri e arti qui include anche... Ma penso, dicevo, rispetto alle donne e alle anziane, se avete visto le scene che ci sono quando non danno soldi, quanto insistono con loro, francamente mi sembra... Strattonando le spese volentieri per un braccio. Ma già, come ha detto Roberti prima, è già... Sì, ma in generale proprio è quello, e soprattutto la parte della prostituzione, perché lì è un problema che nel giro di... Otto mesi si è aggravato parecchio a Trieste nel borgo teresiano. Ma scusate, divieto di rimuovere, facciamo inquadrare questo, Toio. Divieto di indanneggiare o modificare le attrezzature o gli impianti posti sull'area pubblica di uso pubblico o sotto di esse installati, 10.000 euro la multa. Ci sono tre categorie di multe, adesso se lo trovo, sì. Quella mediata, no, diciamo. Guardare quello di destra, quello... L'ultima a destra. L'ultima a destra. Certo. Ma sono sempre 10.000, no? Quindi sì. In questo caso sono 10.000 comunque. Chi spacca i giochi per bambini e giardini pubblici. Come è accaduto recentemente. Divieto di rimuovere, manomettere o fare uso improprio di sedili, panchine, attrezzi per gioco, barriere, elementi d'arredo urbano, manufatti, adesso sono 10.000 euro di multa. Divieto di manomettere il suolo, imbrattare in qualsiasi modo gli edifici e manufatti pubblici, 10.000 euro di multa. Queste sono multe... pesantissima, ecco, in questo caso per quanto riguarda... Francamente ci sono certi danneggiamenti. In questo momento gli enti locali, anche per la questione del patto stabilità di cui si diceva prima, hanno una grandissima difficoltà a spendere i soldi. Francamente quelli che vanno a manomettere le proprietà pubbliche, i giochi per bambini nei parchi, io non ho nessuna... Chissà, non sulla fontana dei fiumi, per esempio, divieto di arrampicarsi sui monumenti, no? Come è accaduto la fontana... Anche in Piazza Unità, quante volte hanno spaccato... In Piazza Unità, la fontana di Piazza Unità, 1.500 euro, 250, quella, come la definite voi? Quella che bisogna guardare l'ultima principalmente, che dice 500 euro. Ma massimo. Minimo edittale, il massimo edittale o il pagamento in misura ridotta, quindi 500 euro, che è l'ultima voce. Divieto di stazionare seduti, sdraiarsi a terra sono i 300 euro, giusto per citare alcune cifre. Divieto in tutto il territorio di campeggiare con caravan, saranno 200 euro. In zone non delimitate, non adibite al parcheggio, ovviamente, non è che detta così sembrerebbe che non possono più posteggiare i caravan. E poi stavo cercando appunto quella sulla prostituzione, Quelle delle zanzare non vuoi proprio dirle. Cosa c'è sulle zanzare? Divieto di schiacciare le zanzare? No, infatti il fatto di non lasciare per dare una lotta un attimino più seria alla proliferazione della zanzara tigre, il fatto di non lasciare pneumatici o vasi di fiori dal periodo... Troppa acqua. Fino al 30 novembre, da aprile a novembre. La prostituzione cercava 500 euro. Per il cliente, giusto? Assolutamente. Per ciò che riguarda poi la questione della privacy, eccetera, sarà esattamente come, secondo me, poi vedrà il Comune, come una qualsiasi privacy giudiziaria. Cioè si invia una notifica e quella arriva.
Quello è un altro di quei racket veramente odiosi. Omessa adozione di cautele necessarie ad evitare inconvenienti che possano sollevare polvere, limature, fuliggine o provocare fumo, vapore, odori nauseabondi. 1000 euro. Esatto. 1000 euro. Adesso sono cattivo, però stava pensando. No, beh, sì, quello. 1000 euro. Quindi 1000 euro di multa alla Ferriera, le dice nel caso in cui. Sì, beh, è già stata. Beh, vabbè, lì credo che entrino delle norme un po' diverse da questa. 1000 euro la diede Laureni, giunta precedente, però. Pare sì. L'annunciamo in un'esclusiva, un'intervista esclusiva a Tele4. Ha detto poi, cos'altro c'è? Dai, ha creato, ha creato il dissesto del bilancio della giunta Cosolini. Questi sono degli allarmi antifurto, se vediamo, vuoi. Questa le piace tanto. Allora, sì, articolo 21,5, gli allarmi degli antifurto delle abitazioni private, anche quando accidentalmente attivati per malfunzionamenti, guasti o errori, devono essere tarati con una durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno fissata in 30 secondi continuativi e in ogni caso una durata complessiva, anche se intervallata da pause, non superiore a 10 minuti complessivi. Quindi dura mai visto 30 quando secondi, non deve disturbare troppo. Quando 30 secondi, massimo 10 minuti. Scusate, per più fasi. Hai mai sentito quando un allarme parte ogni tanto che va avanti tutta la notte? Certo. Ecco, anche questo deve essere tarato. Ma anche la lettera F dell'articolo 12, sempre in quest'ottica. Sentiamo, che dice? Che dice che è vietato tenere le ringhiere e le recinzioni di aree private in pessimo stato di manutenzione. Sì. Magari non è che uno lo fa apposta, magari non c'è soldi per sistemarle. Come si fa in questo caso? Allora gli facciamo la multa di non so che cosa e così sicuramente... Non riesce né a sistemare la ringhiera né a pagare la multa. Ma dice pessimo stato, leggiamo bene. Ma no, diventa pericolosa una ringhiera arrugginita. Tu ci cadi, una persona ci cade sopra. Ma aree private però, sono aree private, quindi insomma non è pubblico. Se è scritto in questo regolamento vuol dire che vicino c'è il luogo pubblico. Se c'è una delimitazione di area privata con una cancellata pericolante, ci sono articoli per la pubblica incolumità. Ma non penso che sia un'invenzione del regolamento attuale, questo punto. No, lo so che Gasco piazza in giro da quelle Udine. Si fa sempre così. Allora, poi vigilanza, la sezione della vigilanza, qui c'è poca cosa mi sembra di capire, poi appunto partono le sanzioni, insomma dovrebbero leggere solo tutti i triestini però, no? Non è che manca 6 minuti. Perché poi, perché è lungo, noi abbiamo affrontato solo le elemosine, ma poi ci sono molte altre cose. Beh, diciamo che l'articolo principale è quello. L'articolo principale è quello. L'articolo più controverso. Sì, è quello che disciplina poi i divieti. Anche perché, quindi... a proposito, giusto per dirla tutta, ritornando su questo, per esempio, voi dicevate che bisogna dare il panino, dare il mangiare. Ho già spiegato che non è che uno possa andare in giro con... Ecco, no, me lo accompagno, il pino di negozio che ti ringraziano. Sì. Però è anche vero che soprattutto gli ambulanti, no? Ecco, gli ambulanti, loro non hanno bisogno del panino, hanno soprattutto bisogno effettivamente di soldi. Senta, Codega, però su questo... soldi a casa loro, qua l'ho trovato. Perché mantengono le famiglie. No, scusate, quel caso là, però loro, vendi il tuo prodotto. Loro vendono, certo, ma di fatti, vero. Io chiedo l'elemosina perché ho bisogno di soddisfare un bisogno primario, certo, che è quello di sfamarmi o di vestirmi, e quindi è possibile dargli da mangiare o dargli da vestire, o di mantenere, ostacolare il parcheggio dei veicoli, indirizzare gli stessi negli stalli della sosta pubblici o privati aperti al pubblico senza di adeguato titolo, quindi non un parcheggiatore ufficiale, e parimenti vietato indirizzare i veicoli negli stalli richiedendo una compensa in denaro o comunque proponendo l'acquisto di merce anche di scarso valore con la linea bracciale e la confisca anche della merce. Questa ormai è la famosa ordinanza sulle rive per i parcheggiatori abusivi, questa vi va bene adesso visto che è entrata in regolamento, il R sempre articolo 9 basta andare in piazza Giotti in via San Francesco, che oggi c'è fisso almeno uno che ti blocca e ti fa parcheggiare. Anche due. Ma nessuno ostacola almeno il parcheggio dei veicoli, non è che ostacola. No. Fanno un lavoro assolutamente inutile di dire guardi che qua è libero, no? Giustamente. E poi dalla signora che si parcheggia in un parcheggio che avrebbe trovato benissimo da sola, che fanno? Cominciano a rompere le scatole. Ti chiedono, e dice no, basta, è finita là, c'è bisogno di sanzionare. Allora va bene, anche di persone che hanno anche le macchine rigate.
e uno ti chiede e tu gli dici di no, e basta, è finita là. Oppure ti vuole vendere il libro. Come fai a dire? È parimento. Cioè, il recepimento dell'ordinanza di parcheggiatori abusivi non va bene. Scarso valore, braccialetto. Non va bene questo? No, questo non mi piace. Dico, per carità, non è. Ma io mi chiedo: prima hanno detto che potrebbe essere perfettibile questo regolamento. Siete disposti a cambiare quanto, visto che poi avete anche detto che i principi non sono e allora temo che ci sarà molto poco da cambiare, temo. Vuol dire che è un argomento buono? No, penso che sia allora fumo negli occhi averlo presentato alla gente per poterne parlare, in realtà è un regolamento che non si tocca. Abbiamo visto che sono molte cose che andrebbero chiarite, puntualizzate, meglio precisate. Chiedo scusa, questa è la dialettica. La dialettica sono due di loro che si confrontano e cercano di trovare la maniera più chiara. Mi è piaciuta una cosa che ha detto Polidori prima, guarda te, quando ha parlato del gioco d'azzardo, che magari non è inserito nel regolamento. Perché il comune non si impegna a rendere il comune libero dalle macchinette del gioco d'azzardo? Dei comuni in Italia l'hanno fatto, denuclearizzati. Perché c'è una legge regionale che è una schifezza. Posso fare una questione controcorrente? Allora, noi possiamo, ammesso non concesso che possiamo andare a chiudere tutte, c'è la legge che dice i 500 metri famosi di distanza dalle scuole, quindi praticamente da adesso in poi non ne puoi mettere di macchine nuove. Sull'esistente, allora, ammesso io non concesso che se riesca a togliere tutte le macchine, pongo due questioni, non entro nel merito, ma ragionateci su. La metà dei bar... Perché la metà dei bar ha la sua ragione d'esistere sull'introito. E scusa, se togli le macchine, hai comunque a disposizione tutto il mondo internet, per andare a giocare da tutto. Allora, devo chiudere perché se no sforiamo, vi prego. Allora, grazie per aver discusso con noi questa sera. Era giusto, secondo me, presentarlo alla città anche in maniera più chiara. E sfruttando Tele 4, ci rivediamo domani sera alle 21. Ricordatevi, nella seconda parte ci sarà il confronto sul referendum, sì o no, tra l'onorevole Sandra Sabino e il senatore Francesco Russo domani sera, e poi domenica alle 22:30 lo speciale. Seguiremo in diretta lo spoglio. Grazie, buonanotte.